Senza dubbio, sono le squadre migliori d'Europa. Diciamo che è un'annata un po' rognata quest'anno. Ah, dai, arrivare in finale. Sin, mi raccomando, Adli, portapalla. Che rischio. Rischia tantissimo, però alla fine fa la cosa giusta, perché poi allarga sulla destra per Musa, che rientra sul sinistro, scarica nuovamente per Adli, che ha seguito l'azione. Adli sbaglia il secondo passaggio in maniera clamorosa. Dai. Inter che prova a partire in contropiede con Lautaro, che serve Thuram. Thuram va nello spazio, tiene palla, poi viene fermato. Palla al Milan. Gabbia ha rischiato moltissimo. Se l'avesse toccata con la mano sarebbe stato un problema grosso, però non ha protestato Thuram. E ne è iniziata la partita come si aspettava. Cioè l'Inter ci aspetta, liberi come il sole, noi sbagliamo i passaggi e voi ripartite e fate gol. Sì, già il secondo. Mi sembra un film già visto per adesso. Il fate gol ancora non... Vabbè, presto ancora. Dopo, minuti, diciamo, ancora sono passati i 4 minuti, vuoi già essere in vantaggio? dai. Almeno aspetta, è già successo. Sì, per i primi 7 minuti devi farli, non farli entrare in aria. Vediamo se superiamo il record oggi. Loftus-Cheek sulla tre quarti dell'Inter, tocca sulla destra per Calabria. Ovviamente il Milan attacca sugli esterni, ma non ha un riferimento centrale a cui provare a servire il pallone. Leao prova l'imbucata di prima, chiude tutto l'Inter, poi arriva con voglia Adli, ma Thuram riceve il pallone, subisce fallo, punizione per l'Inter. Punizione per l'Inter dopo 4 minuti nella tre quarti nerazzurra, quindi Inter che adesso proverà a impostare, forse la prima volta in questi 4 minuti dove c'è stato praticamente il possesso palla continuato del Milan, che non ce la fa ad aspettare, come quindi, dice Gianni alla fine. Stai già dando la prima frase di Pioli nel conferenza stampa. Per 4 minuti siamo già al quinto, però siamo già al quinto. No, però vedi, Milan puoi mettere pure Leao di punta, ma è nella sua natura andare in avanti, e evidentemente è costruita per fare quello. Ancora l'Inter che imposta l'azione con Acerbi, allarga a sinistra per Bastoni, sale Bastoni, la dà Di Marco a sinistra, va sul lungo linea per Mkhitaryan, l'asse che è stata protagonista di tante belle azioni e gol quest'anno nell'Inter. Bastoni, Di Marco, Mkhitaryan. Ora tornano indietro da Acerbi. Giro palla, si va a destra da Pavar, che insegue il suo primo gol con la maglia dell'Inter. Chissà che non possa essere proprio oggi. Seguono tutti sti gol. Dai. Pavar è a zero gol. Lautaro per un motivo, Pavar per un altro. Bestia, ragazzi. Thomas, tu dici... Sommer ha segnato? No, Sommer no. Deve anche segnare, Sommer, lo insegue anche lui. Sommer. Anche lui, sì. No, l'Inter ha segnato con 16 giocatori diversi. Qui il record c'era l'Atalanta di 4 anni fa a 20. E Pavar può contribuire ad avvicinarci a questa... Sì. Direi che per vincere la Scudetto della Stella potrebbe segnare anche Sommer da rinvio. A te andrebbe bene. Va benissimo. Bastoni che giocherà il suo ultimo derby, no? Mi pare. No? Come l'ultimo derby? non lo state vendendo? Guarda, che ti stuzzica. No, ho visto Bastoni. Così, un cuore nerazzurro. No. Assolutamente no. Poi erano tutti cuori nerazzurri. I giocatori forti poi sono tutti, anche ovviamente... Lukaku era un cuore nerazzurro. Poi c'è un dato anche fondamentale. L'Inter, quando è iniziato il campionato, ha sempre fatto gol. Quindi questo è un dato. Questo è già il record. Ciao Pep. 32 su 32. Importante, è un dato fondamentale. Quindi i record sono fatti anche per essere battuti prima o poi, no? Dici uno 0-0 ti basta? Io credo che potrebbe firmare adesso. Una tazza di mascarpone. Mettiamo i puntini, veramente firmate per il pareggio. Io firmo tutta la vita. A me basta che voi non lo vinciate stasera. Poi come non lo vinciate, mi sembra scontato che firmi. Il mio timore è di prendere una suonata di quelli di violino pesante. L'orgoglio, ha parlato di orgoglio. Violi durante l'anno ha parlato di tante cose. Ma non avete dormito? È 3 notti che non dormite a pensare a quel derby qua per andare in campo. Mi ricordo quando l'Inter era nettamente inferiore col Milan che vinceva trofei e coppe campioni. Io quando c'era il derby era un motivo per dire però li battiamo nello scontro. Quello che può succedere stasera può non avere precedenti neanche fra 50 anni. Il Milan, non è penultimo, è secondo. Sai cosa, Michele? Io credo che più che l'orgoglio sia ma prevalesse la sfiducia. Del doppio confronto con la Roma, che secondo me ci aiuta molto anche Pioli, ci aiuta molto in questa sfiducia. Attenzione, Bastoni a sinistra, palla cross lungo per Darmian la rimette in mezzo, il tiro di Lautaro alto, la prende male il Toro, e qui mi è venuto in mente un gol in semifinale di Coppa Italia, proprio il cross da destra, quello era Barella, era sempre il Toro che la girata verso Maignan, stavolta l'ha presa troppo dal basso verso l'alto. Tomori irrivedibile in marcatura, gli ha lasciato 2 metri, troppo larga si è staccato senza seguire Lautaro, che giustamente usciva verso l'area di rigore. È stato bravo Lautaro, che ha puntato ma ha fatto il passo indietro giocando. Eccolo ancora, Inter che recupera ancora palla sulla tre quarti, ora Gombarella che subisce fallo, quindi punizione di Hernandez, e qui la scommessa poteva primo fallo avverarsi. Calma arriva l'arbitro perché c'è qualche giocatore dell'Inter che va a muso duro, e ora si accende un
un parapiglio all'ottavo soprattutto minuto sta già dando di matto, sì, pazzesco, dopo 8 minuti senza ragione, non ma so non perché si capisce. O gli ha detto qualcosa, no, perché è non so se Barella gli ha detto qualcosa ancora, oppure ancora, no ancora, Adli e Mkhitaryan, ma io ho visto Adli che è scattato subito, Adli è andato verso Barella quasi volergli dire secondo tirarsi me, su secondo me gli ha ma detto so qualcosa, non so se Barella gli ha detto qualcosa oppure no, perché io non ho mai visto Mkhitaryan così, è andato verso Adli che gli diceva cose verso Adli, ma non ho capito neanche perché Adli, infatti adesso l'arbitro lo richiama. Vediamo se se la cava con un rimprovero quando chiama entrambi i giocatori. Vediamo un po' Adli e Mkhitaryan se sarà doppio giallo. No, no. Secondo me sì. Secondo me non credo di no. No, no. Secondo me no. Cerca di riportarli un po' alla ragione. Minuti, sì. Sì. Vediamo, rivedere, vediamo prima qua, allora Barella prende fallo, il fallo. Il fallo di Teo Hernandez è un fallo nettissimo e va bene e ok. Però da capire perché poi Adli è andato lì a fare quella scena. No, perché gli ha detto alzati che non ti ha fatto niente. Ecco perché. Perché Barella intanto con Pioli si è andato a chiarire con secondo Pioli. Lui ha fatto la sceneggiata. Sì, mi sembra che Adli la stia vivendo molto focosamente perché ha sbagliato due passi. Mi sembra agitato, no? Bravo, qua Gabbia ad anticipare Thuram, la rimessa è anche del Milan. Diciamo bravissimo. Due parole su Gabbia. Fatemi andare a salutare Marcello Chirico. Marcello, ci senti adesso? Tutto ok? Beh, non perfetto, almeno riesco a capire qualcosa che dite, ecco, perché purtroppo la voce va e viene, però proviamoci, dai. Intanto buonasera, Marcello. Buonasera. Vedi, hai già detto una cosa e non ho capito niente. e pensa che avevo detto solo buonasera, tra l'altro. Ah, buonasera, non l'ho sentito, adesso l'ho sentito. Va bene, va bene. Senti Marcello, come ti schieri su questo Milan-Inter? Ah, col mio amico Sola e il mio amico Matteo. Grande Marci. Marcello, sei un amico. Di noi. Grande abbraccio. Occhio a Musa, abbraccio. Sei un vero compagno di merenda. Attacca al Milan sulla destra. Musa, pallone al limite per Loftus-Cheek. Poi la conclusione di Reinders deviata. Arriva Teo. Al limite, stop sinistro. Bruttissimo. Però dai, va bene. Comunque, ragazzi, ormai fra Milan e Juve è gemellaggio. Però stasera c'è del gemellaggio. Io non ho mai sentito uno Juventino dire. Io non ho mai sentito uno Juventino. No, detto, dire tifo Inter, non so se, voi. L'ho detto anche ieri sera. Marcello, sei d'accordo? Tu sei la squadra principe d'Italia e noi siamo i principi d'Europa. Possiamo dirlo? Ma no! E quando vincerete sette Champions potrete dire che siete i principi d'Europa. E loro sono i principi d'Italia. 37 scudetti, 35. Non farlo sborone. Però è così. Siamo le due eccellenze italiane. Almeno il Milan, quei 19 scudetti li ha vinti tutti sul campo. Ma non è vero! Nel 1906 Juve-Milan non dovresti sapere, c'era la Juve che non si presentò, vinta a tavolino dal Milan. Bravo. Ma va bene, andiamo alla preistoria, ripassa la storia, dai, Di Marco, attenzione, il cross è buono, respinge, giocato con i della Provercelli, dai. Tra l'altro, esatto, tu me ne devi uno, perché io ti fa anche la Provercelli, quindi tu me ne devi indietro uno. Grande la Provercelli, che con i ragazzi però si presentò, la Juve non si presentò proprio, attenzione all'Inter con Thuram, in aria di rigore, spalla alla porta, non darmi anni, deviazione in calcio d'angolo. Gentilmente... Dai ragazzi, che Marcello ha buttato il fiammifero, adesso ci accendiamo. Vai Marcello. Ha acceso la curva. Hai scatenato lo studio. Vai Marcello. Prima era fair play, adesso è arrivato Marcello a buttare il sasso nello stadio. La versione che piace a loro. Però loro, le fandezze loro non le raccontano mai. Una volta di la Provercelli. Calcio d'angolo Inter, intanto l'arbitro. Poi li pago nella partita questi discorsi qua io. Quindi io non dico niente così. Mi pare che anche Pavard sia bello. C'è caldo di deviare. È già un paio di volte che cerca c'era questo bel clima di sportività. È grande. Ci serviva Marcello che infiammasse un po' l'ambiente. Dai. Calcio d'angolo, battuto corto da Ciala e Di Marco. Di Marco col sinistro che può pennellare sul secondo. Mike. Nelle mani dell'Aquila. Va anche al rilancio subito alla ricerca di Pulisic, braccato da Militao. Vai. Pulisic era venuto via, il rientro di Barella, gran rientro. Michele! Grande Cerchio! Forza Inter! La messa sul calcio d'angolo di testa dopo la spizzata dell'altra torre della difesa Pavard, tutto solo Acerbi, avevamo detto prima c'è qualche altro ex oltre Çalhanoğlu, ma il Milan non l'ha marcato assolutamente su questa palla inattiva e Acerbi tutto solo ha schiacciato davanti a Maignan, Inter in vantaggio nei primi 20 minuti, Internazionale 1, forza, Milan 0, il gol al 18° di Francesco Acerbi, di testa. Milan 0, Inter 1, in questo momento virtualmente campione d'Italia l'Inter, che sale a quota 86,
la solita scempiaggine della difesa milanista che non sa marcare. No, ma incredibile. Cioè, incommentabile. C'era solo Tomori con due giocatori. Ma è possibile? In area, cioè, su un calcio piazzato, non è che ti hanno preso di sorpresa. Non ci siamo. Cioè, non ci e c'era stato ma la testa di questi giocatori non c'è. Due minuti, proprio un minuto prima, forse nemmeno due minuti prima, Turam aveva puntato Gabbi, aveva un po' cincischiato, però c'era Darmian tutto solo e per poco la palla non è arrivata a Darmian. La palla è andata in calcio d'angolo. Quindi in un minuto due volte hanno lasciato un difensore che veniva da dietro solo, prima Darmian, che la palla non è mai arrivata, e poi Acerbi che invece è incornato. In questo momento è una squadra sconclusionata. Mentalmente non ci siamo. Bene, poi in mezzo all'aria non può essere da solo, non può arrivare da solo. E mi vengono a parlare del famoso orgoglio Milan, ma fatemi ridere. Orgoglio Milan e di quei 70.000 giocatori. L'Inter di testa fa gol su gol, ha dei giocatori portati al gioco aereo e tu lasci la punizione per l'Inter. Attenzione a Di Marco, lo spiovente direttamente verso la porta. Maignan non ha problemi a bloccarla. Qui sarebbe andato Giroud, perché se avanza il centrale, esatto, va l'attaccante. Bravo. A quindi non, dico, abbiamo, non, non abbiamo la riprova giallo, qua giallo per Barella, è lui il primo ammonito, lui, eccolo qua Barella, lui, primo ammonito. Che non ha detto Barella? Fernandez è andato via sulla destra. Era alta la quota. Il prof ci ha imbroccato, gli amici di Bilab, era uno dei candidati principe. O Barella, infatti Barella. Il fallo di Barella è fallo su Barella. Qui è nettissimo il fallo di Barella con per la legge di Inzaghi, testa contro testa e poi ma si fa così. Per la legge di Inzaghi nel secondo tempo entra Frattesi. Quindi Frattesi si sta già scaldando. Sta già preparandosi per Così ci fa gol anche Frattesi per entrare. E chi può dirlo? Non lo so. Fatto sta che il quinto l'andata Frattesi. Sì. Fatto gol, sì, entra. Ecco, quella roba lì l'avevo dimenticata, però anche se non me la ricordavi comunque stavo bene lo stesso. Gianni diceva bene Michele, lì deve esserci Leao perché sta facendo la punta centrale. Sì, la punta. Se ci fosse chiunque, stato, un centrocampista, Giroud si abbassava dietro e andava a saltare la Bastava buttare un occhio dietro che vedevi che c'erano due uomini. E dove la gente cosa guardavano? No, certo, ma... Va bene, dai. Inter in vantaggio, forza Inter. Dopo un buon inizio del Milan, ma insomma questo è anche un po' un leitmotiv degli ultimi derby. Il Milan la che ci prova frase. e poi invece inizio, che prende... Non è neanche un quarto d'ora. Lo so Marcello. Non abbiamo fatto neanche un tiro in porta, quindi voglio dire, buon Marcello, inizio. Marcello, ma sabato c'è Juve-Milan, dai, ti puoi portare a ridosso? Infatti, dovresti tifare l'Inter, Marcello, dovresti tifare Inter. Se li batti, recuperi 6 punti. Non ce la faccio. Se vuoi arrivare secondo, lo devi fare. Se vuoi arrivare secondo, lo devi fare. Ma se il Bologna è a 2 punti, deve vedere le spalle. Avete mai tifato per la Juve voi una volta? Mai. È scappato? Mai. E allora? Come faccio io? Sì, tutte le volte che gioca contro l'Inter. Come direbbe Verdone, vedi che la cosa è reciproca. Vedi che la cosa è reciproca. Esatto. Intanto l'Inter che ha preso definitivamente il controllo della partita, Milan che sembra un po' sotto shock, mi viene da dire, tanto per cambiare. Brava da lì a strappare palla, l'Inter, Teo Hernandez prova a ripartire con la sua solita corsa per vie centrali e tarda il passaggio, recupera Di Marco. Break di Di Marco che va per vie centrali, attenzione a Di Marco scatenato per vie centrali alla larga per Turam che entra in area di rigore da sinistra, punta Calabria, alza la testa. Turam che cincischia un po', poi la dà di tacco a Di Marco che pensa, attenzione, mamma mia ragazzi, Lautaro a porta spalancata, Lautaro la butta fuori, incredibile, grande azione di Turam, Di Marco, Mkhitaryan a vuoto, Lautaro lasciato ancora da Tomori tutto solo. Va col piattone e la mette col tacco del piatto. Ci grazia Lautaro. Lautaro qua ci grazia. Non ha visto bene la tua maglia. Non ha visto la maglia. Lautaro, caro, te l'ho detto che non so se era sintonizzato. Ragazzi, dovevi chiamarlo prima della partita. Non è da lui mangiarsi un gol. Questo è clamoroso. Questo è alla pancia. Ci tiene in vita Lautaro. Lautaro ci tiene in vita. Mamma mia. Leao, punta Barella. Siamo dalla parte opposta. Teo Hernandez. Tutto questo parte da una scempiaggine di Teo Hernandez che anziché passare in verticale la tocca dietro e passa la palla letteralmente di Marco. Tutto questo parte dalla solita disorganizzazione difensiva del Milan nei derby, soprattutto perché siamo al 26esimo e lo 0-1, questa azione qua che sarebbe valsa al 2-0, cioè dopo 26 minuti rischiava di restare sotto già di due gol, insomma. Non è una novità. Calabria sulla destra, tocca per Musa, si butta nello spazio Calabria, la palla di Musa è lunga, c'è la Norluva a terra, fallo. Avete problemi in questi 25 cronici. Minuti l'ha toccata la palla Leao? Una volta la tocca, non c'è male. Ragazzi, però un attimo, non iniziamo, cioè nel senso, un secondo.
fa la prima punta, non è il suo ruolo, io non me la sento oggi di dirgli qualcosa. Ma Leao, perché, cioè, fa la prima punta? È quella la domanda, punta? Ma cioè, perché fa la prima punta? Chi ce lo mette a fare la prima punta? Leao, non è Leao che si mette da solo là davanti, qualcuno gli dice di andare là. Cioè, nel senso, ma perché devi sperimentarlo stasera? Sono d'accordo, lo so. Quando incorna Acerbi, c'è Calabria che si sta arrabbiando con tutti perché è solo. Ma è una palla inattiva sul calcio d'angolo, chiama prima gli uomini. Non è una roba all'improvviso. Cioè, è un calcio piazzato. No, Acerbi è sbucato da dietro, ragazzi, mica era ho fermo. Ho capito, ma è un calcio piazzato, lo vedi, lo devi seguire, quello è Thomas, non puoi marcare da dietro, così. Da dietro. Non però puoi marcare devi seguirlo, così. Certo. Attenzione, doppio colpo di tacco Darmian Mkhitaryan a destra, poi Hernandez riparte. Dai, il Milan che ha spazio con Adli che tarda il pallone per Leao, lo serve ora, va via da Acerbi, Rafa, c'è Pavard in chiusura, calcio d'angolo per il Milan. Dai ragazzi, dai, forza, si rifugia in corner. Dai. Cornerone. Si sveglia Leao. Prima azione di Rafa che è venuto via con un rimpallo ad Acerbi, poi è arrivato Pavard da dietro in chiusura, peccato perché Rafa stava per entrare in area di rigore dalla sinistra, non so se c'erano uomini in area, non credo ce ne fossero molti, però l'azione poteva essere pericolosa. Adli dalla bandierina. Una bella pennellata, dai. Adli dalla bandierina, in area tutte le torri, vediamo se facciamo male anche noi da calcio d'angolo. Parte Yassin con il destro, bella la palla spizzata, esattamente come... accaduto dalla parte opposta, torna ad Adli, bravo. Il pallone, lo chiama Reinders al limite, Adli prova a far tutto da solo, bella la finta su Calhanoglu, poi esagera Yassin a non mettere il cross, arriva adesso, Ciala. Riparte l'Inter con Mkhitaryan che in realtà la butta in avanti, ma c'è fuori gioco, quindi punizione per l'Inter, 1-0, 27 minuti. Ma di chi fuori gioco? Credo di Adli sulla palla di... Milan. Ah sì, l'ha toccata col tacco di Hernandez, gli era ridata, Adli era in fuorigioco. Cioè, gli ha fatto fare 28 dribbling. Ma era buono il primo, questa regola è assurda, ragazzi. Gli hai fatto la finta sulla destra, sei andato sul sinistro, mettile in mezzo, no? Quando gli tornava palla, alzavi la bandierina. Esatto, ma è ora di finirla, è una regola stupida questa qua, dai. No, anche perché era talmente evidente che fosse fuori gioco che insomma è inutile farlo andare avanti troppo, insomma. Infatti. Inter che può ripartire da Sommer. Sommer palla a terra con Barella che viene indietro, scambia con Acerbi che va ancora indietro da Sommer, che senza perdere la calma la dà di piatto molto bene a Di Marco, che è smarcato, che butti in mezzo al campo e allora si butta dentro Mkhitaryan che arriva fino a ridosso dell'area di rigore, allarga a destra per Darmian che va ancora da Miki che però viene... contratto, viene respinto il suo tiro. Gran palla per Musa, può ripartire il Milan nello spazio, corre Yunus, corre Musa, c'è Calhanoglu che rientra, Musa allarga per Leao dalla parte apposta, Rafa in area, Rafa Sommer, la palla rimane lì, incredibile la ripartenza del Milan, Leao ha puntato, poteva fare meglio Leao, che occasione, che occasione lasciata lì, bravo Musa, guarda di là, ma il Milan è spaccato in due, sembrano supplementari già dopo 28 minuti, che peccato, bella l'azione di Musa che è ripartito benissimo su una gran palla, bravo a centrocampo, palla... bravissimo Reinders, bravo anche Musa perché serve benissimo Leao che punta l'avversario, lo salta nettamente, ha un po' lo specchio chiuso perché Sommer copre bene il primo palo, ora ancora Rafa col destro a giro, pallone altissimo, però dai, un accenno di reazione dei ragazzi, dai. Su. È stata monumentale l'occasione che si è divorato Lautaro, è stata grossa comunque questa che si è, secondo me, un po' mangiato Leao, perché qui insomma aveva sicuramente... spazio per fare qualcosa di meglio, quantomeno per angolarla un po' di più. Quantomeno per angolarla mentre sta cadendo, tra l'altro, per incrociare di più. L'ha incrociato poco. Però gli è riuscito di puntare, ha saltato già. Però secondo me il dato che emerge sono i buchi clamorosi. Perché il Milan lascia delle voragini di 30 anni. Anche l'Inter, ripartenza era messa male. Sì, però era in attacco l'Inter, se vuoi, no? Quindi buchi in mezzo al campo ancora, vedi, sulla tre quarti, Lautaro che ora viene fermato da Gabbia, rimane a terra dolorante, ma rimane a terra Lautaro, si rialza lì per Pulisic, proviamo a ripartire noi sulla sinistra, si fa vedere lì vicino a Pulisic Teo Hernandez, continua a portare palla Capitan America che deve puntare Barella, che ricordiamo è l'unico ammonito della partita fino ad ora. Adli tocca largo a sinistra per Teo, pallone per vie centrali dalle parti di Reinders sulla tre quarti dell'Inter, si fa vedere addirittura Tomori di fianco praticamente a Reinders, Loftus-Cheek, controllo così e così, ma il pallone gli rimane a disposizione, Musa a destra, scarico per Tomori, Reinders, Tomori, Milan prova a palleggiare, prova a costruirsi un'opportunità, Adli viene incontro Reinders, riceve lui palla tra le linee, non c'è spazio per andare in verticale anche perché non ci sono giocatori sulla verticale, l'Inter è ben messa in campo, Adli allora cambia tutto dalla parte opposta per Tomori che deve arretrare un po' il baricentro, gira su Gabbia,
vicino a lui Calabria, Gabbia preferisce aspettare a servirlo, lo serve ora sulla destra, Thuram prova a infastidire il giro palla basso del Milan, Tomori chiama palla Pulisic, Tomori non sa che fare del pallone, alla fine lo lascia ad Adli che prova a prendersi la squadra sulle spalle. Pulisic... Comunque com'è stato all'andata Thuram su Ciao, adesso c'è Thuram su Gabbia che è impari, sì, a livello, esatto, di velocità. Bravo, bravo. Cioè, quando Thuram punta Gabbia, Gabbia non sa come in campo aperto come fermare. Sì. Adli qui rischia un po' sul pressing di Lautaro, ma è bravo a muover palla velocemente per l'off-to-stick, che va via Lautaro con un bel movimento di corpo. Poi allarga a sinistra per Teo Hernandez, si fa vedere Pulisic nello spazio, chiama palla Leao centralmente, viene servito invece Reinders in arretramento. C'era solo Musa di là, la palla è dentro, buona per Calabria che prova secondo me a spondare per Musa, non ci riesce, riparte l'Inter. Bravo, Michi. Bravo, indietro Calabria. Qua è fallo di Lautaro. Fallo di Lautaro ai danni di Ciao. Tomori arriva il cartellino giallo per Lautaro. Giallo secondo per ammonito Lauti nelle fila dell'Inter, gamba abbastanza alta. Voglio rivederlo perché non so se l'ha colpito, però e gli altri una bella mi sembrava abbastanza alto il piede, sì, di Lautaro. Sì, voleva prendere la palla, ma ha preso l'uomo. Sì, sì, l'ha preso proprio in testa. Sì, sì, un bel calcione in faccia a Tomori. Tomori poi ha abbassato per colpire la testa e se l'è preso proprio in fronte. Sì. Ha preso un bel colpo, cioè, Tomori, non credo si sia aperto, mi pare di non... Speriamo di no. E soprattutto meno male che non l'ha preso nell'occhio. No, perché... l'ha preso col collo del piede, sulla proprio in testa. Seconda ammonizione della partita, dopo Barella anche Lautaro finisce sul taccuino dell'arbitro. Calabria sulla destra, cross in area di rigore, il colpo di testa arriva da parte di Tomori, che però manda alto, si arrabbia, Fick, lasciato un po' solo qua dalla difesa dell'Inter, ma il cross di Calabria era troppo molle, quindi non è stato facile per Fick dare forza 33, al pallone e quadrare la porta. Siamo sotto di un gol. Forza, forza ragazzi, forza che è ancora lunga. Anche il campionato, Thomas. Sì, anche il campionato. Il campionato è ancora lungo. Arriviamo, stiamo arrivando. Dai, calma. Il 22 aprile, caro Thomas, 17 anni fa eravamo in Duomo. Eh sì. Potremmo ritornare. Ci ritorni dopo, Michi. Quella di mezzanotte, la messa di mezzanotte. Segnò Materazzi, doppietta col Siena, pensa un po', mancavano 5 giornate come oggi. Eh sì. Chissà. I famosi corsi e ricorsi. Te lo garantisco adesso che risuccederà anche stasera, proprio ci metto la mano. Stai tranquillo. No, nella storia del Milan invece c'è una Fatal Verona nel 90, esatto, sempre il 22 aprile. Sempre belle notizie. Questa sarà la Fatal Milano, sarà. Chissà. Pavar avanza l'Inter sulla tre quarti con Mkhitaryan che se l'allunga un po', però forse Pavar in anticipo sì. E allora si va ancora a destra a scambiare con Darmian Mkhitaryan. No. Pavar che si propone, allora porta via l'uomo, l'Inter decide di andare dall'altra parte passando da Çalhanoğlu. C'è Bastoni di Marco, Milan che adesso è tutto dietro la linea della palla. Çalhanoğlu allora in verticale per Barella che viene attaccato. Calabria. Attenzione, Mkhitaryan lo aiuta, però troppo forte. Il fallo laterale. E quindi rimessa Milan che per può il Milan ripartire. Tocco di Reinders per Calabria, ancora Reinders, riparte da Gabbia, occhio al pressing dell'Inter, Maignan mi ha fatto perdere almeno 5-6 anni di vita, alla fine la palla arriva però dalle parti di Tomori, si prende un brivido, Fick perché non rinvia il pallone, qua l'arbitro fischia fallo, va bene, diciamo segnalazione di... ci siamo complicati maledettamente la vita quando potevamo rilanciarla subito, sì, è fallo. Sì, diciamo che Thuram un po' mette le mani, Tomori... tende a cadere. Comunque, come se era messo la via prima era meglio, esatto, la velocità di Thuram, la scelta di Maignan era diventata complicata perché la doveva dare per forza dove l'ha data, cioè in orizzontale, ma avere il coraggio di darla proprio in orizzontale, se la dà poco in diagonale. C'è sì, qua. Sì, è vero, è vero. Brutta palla adesso, Io l'avrei spazzata prima, sinceramente, però vabbè. Riparte l'Inter dalla difesa con Bastoni, Çalhanoğlu che si abbassa sempre per far partire l'azione, ora Acerbi, vanno a destra da Pavar, c'è il pressing di Pulisic che allora torna indietro da Sommer, Sommer che lancia lungo, non rischiamo, meglio così. Ancora Thuram che la prolunga ma c'è fuori gioco, dice l'assistente di Colombo e quindi gli assistenti Meli e Alassio fuori gioco. Marcello, vedi un minimo di reazione nel Milan o è ancora monologo Inter? Non ho capito l'inizio, scusami. Se intravedi una minima reazione del Milan. No, vedo che comunque l'Inter gestisce, riesce a gestire meglio. Non ho ancora visto un'azione decente da parte del Milan, cioè proprio poca roba. Poi ripeto, io non riesco a capire perché stasera Pioli si sia deciso di cambiare questa tattica di mettere Leao centravanti, non lo capisco. Marcello, perché giocando sempre in quel modo era andata male, ha provato a fare qualcosa di diverso. Ma è l'uomo che ha deciso il derby però. Chi?
Giroud. Il signor Leao vi ha fatto perdere lo scudetto. Scusa, il signor Giroud. Erano due anni fa. Dice Matteo, era un altro Giroud. L'ho detto anch'io. E l'unica spiegazione può essere questa. Però certo, ribadisco, un giocatore di quell'esperienza, di quella classe e di quell'importanza, magari nelle partite che contano... Io, anche se è un periodo negativo, sbaglia il Milan e quindi Barella libero in verticale. Vediamo se lo fa velocemente. Con Mkhitaryan, Lautaro. Entra Barella nello spazio. Attenzione, Barella per Thuram. No, fallo su Barella. Punizione per l'Inter. E qui arriva il cartellino. Ammoniti tutti e due. Teo Hernandez. Mamma mia. Quindi ammonito Barella. Risponde la ammonizione di Hernandez. Come il prof aveva previsto. Ma come si fa a perdere un pallone così? Ma è proprio concettualmente sbagliata. È brutta entrata. È proprio concettualmente. Questa è la brutta entrata, ragazzi. Sì, giallo, 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 giallo. Sì, sì, vuoi rosso, giallo, vuoi rosso, il pallone dall'altra parte, vuoi rosso, il Milan non c'è, non entrata da giallo con Teo Hernandez che guarda Reinders, gli dice ma che passaggio fai che mi costringi, che mi costringi a sprecare un fallo del genere, peraltro giallo secondo me è ben speso di Teo Hernandez, però Barella stava dentro, Pulisic al limite dell'area, ce l'ha sul destro, rientra sul sinistro, si allunga, chiude Barella. Bravo Barella, ora Di Marco che prova a ripartire, ricordo Barella ma anche Lautaro ammoniti, vedremo nel secondo tempo le scelte di Inzaghi, bene l'Inter in ripartenza con Di Marco che la dà, Lautaro vede Di Marco, dai, gliela dai, dà, fuori gioco, ci sono tre uomini, uno dall'altra parte, Di Marco la può passare, subisce fallo. Questo è fallo. Bravo Tomori, invece no, palla, si lamenta tutta Di Marco, la riparte il Milan con Hernandez sulla corsia di sinistra, si butta Leao nello spazio, Teo lo serve, Rafa in area di rigore, Leao, bravo, grande intervento, esulta come quando si segna un gol con una grande roba, scivolata, ragazzi. Si prende un rischio pazzesco, ma prende il pallone e la devia in angolo. Bravo Pavard. Comunque, ragazzi, Di Marco deve giocare alla palla. Ci sono due giocatori dell'Inter. Questo, secondo me, è fallo. Questo è fallo tutta la vita. Questo è fallo. Era fallo su Di Marco. Sì. Era ma poi sì, fallo. Comunque l'intervento, sta bene. L'intervento di Tomori non è cattivo. C'ha due giocatori. Doveva passare da tre ore. Perché non ha dato l'angolo? Non lo so. Due errori nella stessa azione. Pavard ha fatto una cosa mancata punizione per l'Inter. Questo sarebbe stato sì. Ma certo, ma Pavard ha fatto una chiusura incredibile, ragazzi. Sì. Sarebbe stato giallo per Tomori perché non era un, finisce qui il primo tempo, la buona notizia per il Milan di essere sotto 1-0 con una difesa che definirla colabrodo è dire poco, ma per ora l'Inter comunque approfitta della distrazione principale del Milan sul calcio d'angolo con il gol del vantaggio di Acerbi, Inter virtualmente campione d'Italia. Se dovesse confermarsi questo risultato alla fine della partita, risultato giusto, Marcello? Sì, per il semplice motivo che l'Inter ha saputo sfruttare meglio le occasioni che si è ritrovata tra i piedi, soprattutto ne ha create di più. Il Milan ne ha creata una. L'Inter ne ha create molti di più, quindi giusto il vantaggio, sicuramente. C'è il rammarico per non averla chiusa? Sì, assolutamente sì. Adesso in questo caso, vabbè, o fallo o non fallo, cioè Di Marco con due giocatori dell'Inter, Thuram e Lautaro la da devi soli, dare, la devi dare. La devi dare, dove vuoi andare con sta palla? Devi giocare quella palla lì, poi gliel'hanno sradicata dai piedi, fallo o non fallo e parte il contropiede del Milan e l'occasione è Leao, se non mette lo zampino Pavard sei 1-1 ragazzi, questi errori qua non vanno fatti perché dopo alla fine paghi e poi si è mangiato troppi gol l'Inter, troppi gol, quelle pallerine devi buttare dentro, speriamo che paghi, dai le paghi dopo, anche paghi Lautaro mai. Lautaro oggi 4 e mezzo, speriamo che paghi 4 e mezzo Lautaro, sono d'accordo, io però ti dico quello che adesso, 45 adesso poi li facciamo gli up and down, se dall'altra, da una parte c'è il dispiacere per non aver chiuso il primo tempo con un risultato un po' più cospicuo, credo che dall'altra parte ci sia, come dire, non dico la soddisfazione, ma insomma lo scampato pericolo di non aver preso un'imbarcata come le occasioni dell'Inter avrebbero potuto fare, certo. O più per l'atteggiamento difensivo del Milan che è francamente incomprensibile. Non so Gianni. Vado, no, devo dire che sicuramente la cosa migliore di questo primo tempo è il fatto di essere sotto solo di un gol. Perché è vero, noi abbiamo avuto due occasioni, una con Leao e soprattutto quella con Calabria che ha fatto una grande parata il loro portiere, ma loro ne hanno avuto almeno 4-5 di occasioni, due di cui clamorose e quindi poteva essere veramente già KO il Milan in questa partita, invece il risultato è ancora aperto perché puoi anche pareggiarla sta partita, però il signor Pioli nello spogliatoio deve fare un discorso un pochettino di
di ordine, perché qui stiamo giocando davvero alla viva il parroco, cioè sbagliamo degli appoggi, delle cose la difesa per mostruare ogni ripartenza, però è in difficoltà, però ascolta ogni ripartenza dell'Inter, no Marcello, però è in difficoltà perché non ha nessun filtro, ragazzi, esatto. Ogni volta che c'è un buco tra prende palla fase, c'è un buco da 30 metri, sì, che fanno galoppando lungo la prateria del centrocampo e arrivano fino ai difensori, e non è facile trovarsi nell'uno contro uno, stai giocando con un 4-2-3-1, cioè due centrocampisti con la mancanza di Bennacer, però vanno avanti. Sì, vanno avanti pure loro. Ho capito, ma con la tra mancanza di, tra l'altro, dalle caratteristiche offensive come Adrien, certo, Reinders, tra, certo, l'altro, no? Quindi no, sì, sì, ma l'errore proprio madornale è mettere, cioè, tu, la forza del Milan è quasi sempre stata la fascia sinistra, la corsia di sinistra. Certo. Stasera tu la fascia sinistra non produci niente, perché Theo non viene mai giù, perché marca più che altro. L'altro si perde in mezzo alle maglie dell'Inter nell'area, cioè non capisco cosa gli è venuto, cioè solo Allegri riesce a pareggiare quello che ha fatto stasera Pioli quando sbaglia la posizione di Chiesa, no? Che si incaponisce a farlo giocare seconda punta e non esterno, no. La stessa cosa sta facendo stasera in una partita come questa Pioli, francamente non me l'aspettavo, non mi aspettavo da lui un errore del genere, spero che lo corregga adesso nel secondo tempo. E tra l'altro si gioca più sulla fascia destra, dove c'è, voglio dire, non c'è l'uomo che dovrebbe saltare, la qualità di Pulisic ad esempio, che è vero lui nasce a sinistra, però ormai era ambientato nella fascia destra, dove ha fatto molto spesso la differenza, anche perché si accentrava e quindi era un giocatore difficilmente controllabile. Sì. Sì. Invece Musa è quello lì, che stava facendo anche i suoi compitini, ma non, certo, è che, ma non, cioè, non è un giocatore che salta l'uomo decisivo, è uno che ha la potenza, poca roba. Parte, ma poca roba, sì, certo, Gigi, cioè, Gianni, 5 e mezzo, Gianni, vogliamo dargli una sufficienza. Adesso no, poi ci arriviamo agli up and down. Prima fammi. Vai, no, vai, Matteo. No, volevo dire tutto verissimo. L'unica cosa positiva, se proprio vogliamo trovare una cosa positiva nel primo tempo del Milan, è che ho la sensazione che sia più pericoloso rispetto agli altri derby. Non so se l'avete notata. Cioè, mi sembra che l'Inter stia soffrendo un pochettino di più rispetto ai derby precedenti. È un braccino, ha paura di vincere. Non lo so, io non lo so, però noto che quando il Milan, attacca e mette palloni in mezzo, vedo che l'Inter è un po' caotica. Cioè, poi trovare nulla di paragonabile con la fase difensiva del Milan. Quando sbagli quei gol lì facili, come hanno sbagliato loro, è perché davvero è la paura di vincere. Tu hai davanti un obiettivo che stai per toccarlo, raggiungere, e secondo me non hai quella serenità, quella tranquillità che ti può dare. Difficile trovare degli up. Non mi è dispiaciuto Musa, secondo me, sul discorso che abbiamo fatto in precedenza. Secondo me è uno di quelli che ha creato qualche apprensione, per così dire, alla difesa dell'Inter. Quindi Musa possiamo dare un 6,5. Ma scusa Matteo, ma Musa nell'azione del gol non poteva andare, bravo, a coprire, ecco, su Acerbi? Ce n'erano tanti, c'era Calabria, Adli, non so chi dovesse marcare, no, Acerbi, devo essere sincero. C'è Leao sul palo e Musa fuori dall'area, sì, a fare ma niente, se tu guardi, poteva tornare, sì, indietro, se tu guardi anche Adli è lì che guarda Adli la scena, Adli è a centro area e è lì così, poi prende gol in Milan e fa così, questo gesto, sì, sì, è per dire cavolo, cioè, non c'è nessuno su Acerbi, non c'è nessuno, è quello il discorso, cioè, Tomori che trattiene Turan, perché esatto, c'è Tomori che lo strattona, però non ne può tenere due, certo, ovviamente. Quindi vabbè, Musa tu ti senti premiato con, sì, un 6,5, 6,5, e poi non so Gianni, tu Calabria forse è generoso, io sempre qualche remora, sì, nel mettere tra gli Calabria, però ha avuto quell'occasione del pareggio, quindi diamo 6,5 anche a Calabria, perché è difficile trovare qualcuno, esatto, che abbia fatto bene, esatto, quindi io premierei solo loro due per ora. Nei down metto Adli nei down, perché ha perso due palloni che potevano essere pesantissimi per la partita a inizio gara, è lì a centro area a anche marcare Tomori un po', non ci sta capendo niente, sì, quindi Adli è il primo con un 5, Tomori non mi sta piacendo dietro troppo, anzi Gabbia mi sta piacendo, Tomori no, quindi da Tomori mi aspetto più voglia, più concentrazione. Gabbia ha fatto bene, era uno di quelli da premiare, sì, secondo me, perché ha fatto due o tre interventi, forse ne puoi dare un, sì, poi su Turam è sempre, Turam ha rischiato un pochettino, ha sofferto, certo, quindi non l'ho premiato per quello, quindi Tomori 5 e poi Leao 5,5, perché a quell'occasione lì uno come lui deve fare gol, cioè l'uomo, ce l'hai, insomma, hai la porta davanti a te, almeno tirare mettere un pochettino più in difficoltà Sommer. Invece Sommer è andato giù, l'ha tenuta lì senza grosse difficoltà. Devo dire che anche Pulisic non ha fatto quello che sa fare. Secondo me sembra veramente un pesce fuor d'acqua qua a sinistra. Sì. Anche voto a Pioli, Gianni? Voto a Pioli 4. Sì.
Meno meno. Beh, mi aspetto qualcosa io all'intervallo. Vediamo, insomma, sei sotto 0-1, mi aspetto ma qualcosa. Ma metti Chukwueze, figliolo. Mettilo Chukwueze. Gianni, stai tranquillo. Adesso metti Chukwueze, metti Leao a sinistra, metti ma Giroud. Ma perché devi partire con il handicap? Perché lo mette a partita in corso, che è più veloce, magari gli altri sono più stanchi e lui Sassuolo ha fatto una doppietta a Sassuolo, ragazzi. Che poi ci sia il ditino o la maglia, cioè voglio dire, una roba da ridere, ha fatto due gol, uno più bello dell'altro. Certo. Gli up dell'Inter invece, Michele? Allora, metto i due difensori perché Acerbi ha segnato e Pavard ha fatto l'assist e ha fatto anche il salvataggio nel finale. Sì, bellissimo. Vero. E comunque si è sovrapposto bene, Pavard bene, quindi 7 sia Pavard che Acerbi. Poi il terzo, sono un po' indeciso da Mkhitaryan e Thuram, perché Thuram ha fatto secondo me molto bene, però poi si è mangiato un gol. Mkhitaryan alla fine pure lui si è mangiato un gol. E mettiamo Thuram perché secondo me la difesa del Milan lo sta soffrendo molto la velocità, e quindi Thuram 6 e mezzo. Okay. Per quanto riguarda i down invece mi dispiace per il capitano, gli devo dare 5 perché sono buono perché Lautaro è un po' in difficoltà, perché l'Inter sta vincendo, sì, sono buono perché siamo in vantaggio, però si è mangiato un gol clamoroso, ma poi un po' in generale sembra che stia sentendo un po' la partita. Esatto, perché lui quando non segna fa salire la squadra, difende, invece non mantiene nemmeno palla. Fossimo stati 0-0, io sto con Thomas, sì, quell'errore lì è un errore, ragazzi, che da Lautaro, esattamente come Leao, cioè da Leao ti aspetti, non da Lautaro non ti aspetti quell'errore lì. Ma poi anche oltretutto, poi il secondo, non so tu Thomas, io un secondo non lo metterei, ma... un secondo, perché gli altri, se Sommer ha fatto bene, Bastoni non è insufficiente, Di Marco non è insufficiente, Darmian non è insufficiente. Di Marco, bravo, anch'io. Però Di Marco ha sbagliato quel pallone, però è stato sempre lì. Per esempio, il calcio d'angolo del gol lo batte lui, le palle insidiose le mette lui, si accentra e mette la cosa. Marcello? Di Marco ha fatto un po' quello che ha voluto, eh. Esatto. Partiva certo. A sinistra, c'era sempre era libero, sempre in centro del campo. Ha sbagliato tanto, secondo me, Eze e Okafor, quindi il Milan è ripartito con gli stessi 11 del primo tempo. Qui Teo prova il lancio, intercettato da Acerbi, palla all'Inter con Mkhitaryan. Scusa Matteo, se per l'Inter credo che ci possa stare, anche se c'è la legge degli ammoniti per il Milan. Stranamente Barella è ancora in campo. Però Inzaghi è cambiato. Io per il Milan però mi aspettavo invece almeno un cambio, perché non è che la fase difensiva non sta funzionando, non è una questione di sì, è vero che non ha altri difensori. Infatti si scalda Terracciano. Puoi mettere, per esempio, che ne so, Musa, anziché giocare esterno, lo puoi mettere più in mezzo, dico uno. Cioè Calabria in verticale per Leao, chiude Acerbi. Sbaglia Bastoni, occhio al Milan che recupera palla con Leao, la chiusura di Ciala, Leao dorme! Fino a questo momento se lo stanno mangiando Leao. Che rabbia! Bravo, che però mi fa. Che a tenere lì il pallone. Ancora Leao, ne ha due di fronte a sé. Di Marco e Çalhanoğlu sulla destra. Rafa scarica per Adli. Però non ci sono compagni in area. Adli riesce in qualche modo a dare da Loftus-Cheek. Era in fuorigioco Loftus, ma vacci nel dubbio, vacci. Credo tu vai, poi se sei fuori te lo annullo. Poi magari proviamo anche a tirare. Magari proviamo anche a tirare. Gianni, quest'estate per 100 milioni lo vendi Leao? Mamma mia. Anche per 90. Anche per 90. No, davvero. Lo dico seriamente. Anch'io, era la mia domanda. Non cresce più. Questo non cresce. La testa è questa qui. Ma gli avevi dato del Cristiano Ronaldo. Ho capito, sì. Anche della zia Waller gli hanno dato. E adesso devo dire, non so Thomas, che entrando nel secondo tempo in vantaggio un po' di tensione si inizia a sentire, è palpabile nell'aria. Ci sta, non so. Dai. Thuram che vede Mkhitaryan, la palla torna ancora a Marcus, il tiro di Thuram è gol! Di Marcus! Ma come fa a calciare così? Che gol! Che stringe sul primo destro! E batte mediano dopo 4 minuti! Ma da solo e così. Si avvicina ancora ma di nessuno più! Che la chiude. Quella stella lì c'è ancora più vicina! Marcus! Ma nessuno che va a chiudere! Thuram che triangola con la difesa del Milan! Ragazzi. Triangola con la difesa del Milan, che gli ridà la palla e lui allora dice a questo punto tiro. Nel primo tempo ha perdonato, nel secondo no. Marcus Thuram, 12° gol in Serie A. Vediamo, alla prima stagione. Nessuno pensavo che tirasse a giro. Ma Internazionale 2, Milan 0. Guardalo qua, guarda. Danza, Marcus, Qua, Fortunato e poi nessuno che Tomori chiude. Nessuno che chiude. Mamma mia. Tomori e Calabria. Posso dire anche che Maignan può fare meglio? Sì, Maignan non bene. Però non puoi lasciare tutto quello spazio lì al numero 9 dell'Inter, al limite dell'area, che tocca il pallone due volte e tira. Dai, ma come si fa? Gli prende 2 metri. Dai, su. 2 metri.
sì, ma che faccia, grande Thuram, grande. Il raddoppio dell'Inter che viaggia verso lo scudetto, già cucito da diverse settimane sul petto, ma questa sera sta diventando ufficiale, approfittando di un'altra dormita difensiva da parte del Milan, il raddoppio di Marcus Thuram. E adesso ovviamente la strada per i rossoneri è clamorosamente in salita, così come è sempre più in discesa. Non provare a cambiare nessuno, Pioli, va no, bene stavo, così. Stavo aggiungendo, così come è sempre più in discesa, la via d'uscita di Pioli dal Milan. No, va, io ti ho detto, con quella formazione ragazzi, l'avrei licenziato. Sei di fila? Sei? Dai, ragazzi, contenti voi. Attenzione, ancora, perché l'Inter non si ferma. Vale. Di Marco per Mkhitaryan, buona attenzione, andata. Alza la testa l'Armeno, la palla al centro, stava arrivando Barella, respinge la difesa del Milan. Bravo Pulisic ad appoggiare dalle parti di Teo Hernandez, facciamo dei cambi, dai, soltanto ormai siamo sul 2-0, quindi cioè, non è inutile, cosa devi mantenere, il 2-0 non mi sembra proprio il caso. Reinders allarga per Musa, che deve lavorare velocemente il pallone sulla destra, pressato da Di Marco, tocco per Adli, pallone nello spazio per Loftus-Cheek, cioè largo Reinders, lo serve Loftus, vediamo se riusciamo a creare qualcosa di interessante. Reinders può provare il cross dall'altra parte, Leao non aggancia il pallone, è arrivato Hernandez, stop di Teo, sinistro, Sommer, la respinta di Sommer e poi Loftus-Cheek in mezza rovesciata, dai, manda dai, sul dai, fondo. Dai. No, ma su Thuram è dal primo... Cioè però almeno Teo tira da fuori, no? Ma ragazzi, Pulisic per pochissimo non deviava quel tiro di Teo Hernandez, lì Sommer sarebbe stato ingannato. Sì, no, però gli ha rimbalzato davanti. Ma guarda di Leao, ma Leao è una cosa... Ma è indecente Leao stasera, è indecente. Ma perché, perché non facciamo i cambi? Ma me lo spiegate. Indecente. Ma io lo toglierei. Eccolo. Togliere Reinders per mettere Giroud. Complimenti. Ma perché? Ma io non... Adesso mette Giroud. Adesso il Milan rischia davvero l'imbarcata. Adesso Pulisic un altro attaccante. Adesso ti dico io. Io ho l'impressione davvero che stia facendo una candid camera, Pioli. Ma adesso a fianco è una presa in giro. Ah, è Loftus-Cheek che si abbassa. Loftus-Cheek che si abbassa. Mette Pulisic a destra, Leao torna a sinistra. Loftus fa il mediano, Musa si mette con Adli. Musa nei due con Musa con Calabria, con Adli. Posizione, ma al solito. Fa Musa una nei due con Adli, giusto. Una pagliacciata quella di mettere Calabria. Però questa era una cosa che doveva fare alla fine del primo tempo. Secondo me, cosa serve farlo dopo che hai preso il secondo gol? Se tu hai letto la partita nel primo tempo, è stato un pericolo scampato, può rientrare uguale nel secondo. Non l'hai capita, no? Che hai rischiato però, di brutto, no? Però non te scusate, ma se lo capiamo noi che siamo qua, certo, e nessuno di noi credo abbia il patentino da allenatore, ma com'è possibile che uno come Pioli, che allena da quanto tempo in Serie A? Ormai sarà quasi 20 anni che allena in Serie A, Pioli. Ma secondo me è quasi una questione, adesso uso questo termine magari sbagliato, ma quasi psicologica. Secondo me è proprio il derby che è un po' il derby che lo manda fuori fase, perché onestamente 6 derby persi, quasi tutti alla stessa identica maniera, con il rischio di pigliarti delle imbarcate clamorose, cioè ha messo il pullman una volta e gli è riuscito di perdere soltanto 1-0 qualche derby fa, ma altrimenti sono sempre state partite imbarazzanti da questo punto di vista, cioè mi dà l'impressione di un allenatore che proprio vive male il derby di Milano, però qualcosa dovresti averlo imparato, un allenatore di 60 anni al primo derby perso, al secondo non fa gli stessi errori. Se arrivi a prenderne 6 con un parziale di 14 gol subiti e uno fatto, io voglio dire una cosa basica, perdonatemi. Aspetta, fai finire Marcello. Lì. No, ma dico, stasera te la sei proprio andata a cercare, perché cioè, con quella formazione lì. Scusa, Marcello, perché c'è Lautaro, il passaggio di Di Marco. Lautaro in area di rigore, circondato da 4, ma Lautaro ci prova, tiene la palla, poi si deve allargare perché la difesa del Milan lo circonda. Inter che resta in possesso palla. E ora il Milan è dietro la linea della palla, questa è una notizia, perché finora abbiamo visto in 53 minuti delle praterie assurde, come se davvero fossero i tempi supplementari. Fatemi dire una cosa, perdonatemi, io voglio capire perché quando tu hai una formazione più o meno base, perché il Milan sappiamo qual era, Pulisic a destra, Loftus-Cheek, a sinistra Leao, davanti Giroud, insomma, quella è la formazione. Poi lui si alternava facendo giocare una volta lì, l'altra volta Reinders, l'altra volta Bennacer. Va bene. Ma perché devi fare una rivoluzione di questo tipo che non ha precedenti in tutto il campionato, che non ha mai provato in nessuna partita, nella partita più importante che ha in campionato in questo momento? Perché gli hanno fatto la testa così, che le ha tutte perse facendo Ma giocala con la formazione al meglio. Guarda. Ancora Inter che si distende sulla destra con Darmian. Ora l'Inter va anche in scioltezza, ragazzi, perché se tu puoi avere tensione sull'1-0, sul 2-0 invece senti
che davvero il traguardo è vicino, farlo. E quindi inizi a giocare anche con le cose più difficili, inizi a provare le cose più difficili. No, adesso c'è più sciolto. E sei più sciolto, l'avversario c'è. Che invece sente il peso, la pressione. Bambino che piange, dovrebbero farlo vedere a Leao e anche a Pioli, anche dovrebbero farglielo vedere, a quello stratega che ha in panchina. Ragazzi, a quello stratega che ha in panchina. Ragazzi, Musa qui in qualche modo Pulisic anni fa piangevamo noi sotto la curva, era Inter-Samp, ce lo ricordiamo. Però è brutto bene. Vedere piangere un bambino, certo, lo so, dico la verità, per una parte del calcio soprattutto. Certo. Ci sta. Calabria in verticale da Musa, posizione al momento regolare, vediamo se cerca un cross in area, deviazione calcio di bastoni, d'angolo. Calcio d'angolo per il Milan, minuto 56. Sì, però io non capisco, non riesco a capire. A questo punto io metterei dentro veramente la gente che nelle ultime partite ti ha dimostrato adesso qualcosa. Cioè, perché sì, Chukwueze inizia a diventare strano. Sì, ragazzi, c'è dai, cioè, Chukwueze lo vediamo tutti. Lo vediamo tutti che è quello che gioca meglio. Capito, però deve togliere, l'abbiamo visto tutti. Però deve togliere Pulisic. Parte Adli, cross in area di rigore di Adli, il pallone allontanato in qualche modo da Acerbi. Arriva Calabria, che riparte addirittura da Maignan. Io toglierei Loftus-Cheek, metto Pulisic tre quarti e gioco con Chukwueze addirittura. Sì, ma è col pallottoliere che sta girando. Vabbè, ma ragazzi, ma cosa cambia? Cioè, perdo 2-0, proprio... perdo 3-0, ma cosa cambia? Cioè, almeno prova a creargli qualche problema, perché se no, ragazzi, cioè, allora finiamo qua la partita, è buona. Però io capisco che questi ragazzi davvero che non hanno mai mollato una volta, perché 70.000 tutte le volte, per andare a vedere anche a volte degli scempi di questo tipo, ragazzi. No, ma anche in trasferta, curva sempre presente, cioè. Eh beh. Così diventa pesante davvero. Però veramente la cosa peggiore che potesse capitare, perché hai perso in una maniera vergognosa l'Europa League, che era rimasto l'unico obiettivo serio, e adesso stai mortificandoti davanti all'Inter e gli dai lo scudetto in casa tua. Cioè una roba... Speravo di non viverla questa cosa. Fallo su Lautaro, punizione per l'Inter sulla tre quarti, 65 minuti di gioco, quindi 20 nella ripresa, ne mancano quindi 25. A 25 minuti dall'obiettivo, dai, Michele, comincia a ritagliare. Michele, possiamo fare come sto venendo a casa tua, Marcello. Come a Capodanno, caro Thomas. Sto venendo a casa tua, Marcello. Sei scaramantico, Thomas. Che si mettono dentro nelle feste di compleanno, no? Cominciate a ritagliare. Cominciate a ritagliare. Tanto, Thomas ha niente da fare. Oh, si mette lì mentre fai la a posto di essere contento, te lo faccio vedere. Che ti manca? Ti manca da quanti anni? Ti manca da 4 anni. Ti manca da 4 anni. Sì, fra un po' io arrivo prima alla quarta, tu arrivi in... chissà quando arriverai la terza. Io arriverò prima alla quarta, la quarta. Sto parlando del singolo campionato, il singolo, sì. Sempre 2-0, 65 minuti, 40 secondi sul cronometro. Il campo ormai si vede, non si astento vede niente, per ragazzi, quanto riguarda le telecamere. È un'erba grigia, quei campi di periferia. Niente, ma io li ringrazio perché meno vediamo e meglio è. Sì, per noi sì, per loro magari non è proprio così. Dai, che manca poco alla fine di sto strazio, scempio, ragazzi. Dai. È rimasto scempio. A terra. Calhanoglu a terra, si Milan tocca la coscia. Leao, attenzione al Milan, chiudere alto. No, ragazzi, tiriamo in porta! Tiriamo in porta! Almeno quello! Calmati tanto. Calma. Ormai, che vuoi fare più? Ma un tiro in porta, non chiedo tanto, è un tiro in porta, un tiro, sei in area di rigore, sei da solo, così, stoppi la palla, tira in porta, non è tirare in curva sud. È una squadra sconclusionata. Qua non bene la difesa dell'Inter, questa non bene. Sconfitta sancisce in maniera netta l'esonero di a fine stagione di... No, scalda Aslani perché c'è un problemino, anche Frattesi. Non a fine stagione, domani mattina. Potrebbero entrare sia Frattesi per Barella che Aslani per Cialanoglu. Sì, non è Cialanoglu però adesso corre bene. Andare via un allenatore a 6 giornate alla fine quando però non serve più. Sarebbe però da ragazzi, chiedere, basta, sarebbe cioè. Da chiedere se magari come gesto però, se in una settimana esci con la Roma in Europa League e perdi il sesto derby consecutivo e ti festeggiano lo scudetto in faccia, no, ma, aggiungo. All'Inter andò via poche giornate dalla fine, andò via, lo mandarono via poche giornate dalla fine. Non è un'abitudine di chissà di calcio ad alto livello, ma uno come Cardinale potrebbe farlo, licenziarlo. Sì, certo. Perché di calcio secondo me non è però proprio il suo mondo. Il calcio è strano, fino a 4 domeniche fa c'era la riconferma, Pioli, is on fire. Però di si nuovo, diceva che i quarti di finale... Ne ho sentiti pochi di is on fire negli però ultimi era così. Tempi. No, fire no, però i quarti di finale dell'Europa League... Finta di Hernandez al limite, conclusione deviata. Sommer evita l'angolo, bravo Jan. Bravo Jan. Dai che manca poco, dai. Un quarto d'ora alla fine, alla gloria. Come hanno detto ieri gli ultra dell'Inter, avete scritto la storia, se volete diventare leggende domani potreste vincere
per noi tutto popolo nerazzurro che aspetta questo 20° scudetto da 3 anni. L'ultimo è stato con Antonio Conte in panchina, sarebbe la prima volta per tanti all'Inter, a partire proprio dall'allenatore, ma anche Federico Di Marco che non c'era, era in prestito al Verona, Turam che è arrivato quest'anno, Çalhanoğlu che al Milan non l'ha vinto e all'Inter arrivò secondo. Insomma, l'elenco sarebbe lungo. E quindi iniziano i 15 minuti più belli della stagione per l'Inter. Dai. Anche se 2-0 ancora, sai. È lunga ancora. Proprio 2 anni fa. È lunga, anche il campionato, Thomas, è ancora lungo. lunga. Ci sono ancora 5 partite. Fanno la scena, gli attori, tu ti ripeto, dovresti essere contento. Essere uomini e donne, Marcello, sportivi, se vinci... Sei lì attaccato al Milan. È a 5. Direi decisamente battibile per la Juve, anche l'ultima Juve vista, Marcello. Cioè, un Milan che si presenta conciato in questa maniera a Torino sabato è un... Bonfi, ascolta. Facciamo un suo gol, vuoi vedere che l'unica partita che vince il Milan è con la Juve a Torino? Vuoi vedere? Ah, tu dici? Ma va, Marci, è partita tra Scapoli e Ammogliati. Sai cosa mi viene in mente? Il Ciapanò. Sai il Ciapanò? A Milano c'è un gioco delle carte che si chiama il Ciapanò. Ecco, praticamente credo che Juventus-Milan sia Ciapanò. Però se la Juve dovesse vincere, però attenzione, perché punti, la Juventus ragazzi, adesso ha vicino Bologna. Diventa partita molto interessante. Dopo cambio nell'Inter lo diciamo e poi ci fermiamo. Frattesi per Barella, arriva la legge dell'ammonito, anche se Barella si è fatto più di un tempo. Bravo. Esce anche Di Marco, entra Carlos Augusto. Frattesi per Barella. Carlos Augusto per Di Marco. Matteo! Sì, il gol del Milan, dai, con Tomori, azione che si sviluppa da calcio d'angolo, il Milan la batte corta con Leao che scambia con Bennacer, poi c'è un giro praticamente sulla tre quarti dell'Inter, alla fine Chukwueze riceve palla, mette dentro sul secondo palo proprio per Leao che fa la sponda per Gabbia di testa, miracolo assoluto di Sommer che manda il pallone sul palo, sulla ribattuta del palo arriva Tomori, 2-1, vediamo se riusciamo a creare qualcosa di interessante in questo finale. Okafor, occhio a Teo Hernandez, adesso il Milan attacca, Teo Hernandez, palla per Leao, c'è Darmian che lo deve tenere, Rafa prova ad andare via, mette il pallone in mezzo, non c'è nulla, allontana la difesa dell'Inter, Lautaro prova ad infastidire Tomori, non facciamo follie, bravo Tomori a toccare per Teo Hernandez, dai 82esimo, Milan che forse ha preso un filino ora, di rigore, adesso è cambiata linea, anche perché ci sono 70.000 persone occhio che spingono lì, punta Carlos Augusto, prova a saltarlo con 3 finte, bravo Carlos Augusto a reggere l'urto, bravo Carlos Augusto che ora respinge ma nella terra di nessuno, è cambiata improvvisamente tutto, l'inerzia ma anche la partita, con l'Inter che evidentemente ha un po' di braccino e il Milan che qui dice quasi si può fare. Bravo, Okafor. Allontana l'Inter. No. Dai ragazzi, dai. Stanno per entrare anche Dumfries e Aslani. Credo al posto di Darmian e Çalhanoğlu. Ultimi 8 minuti di gioco, palla al Milan. Bennacer, cerchio di centrocampo, bella la palla per Pulisic che prova a saltare il diretto avversario, ma l'Inter dietro chiude benissimo gli spazi, però poi sbaglia in uscita. Male l'Inter ora, ragazzi. Calabria, male. Palla aperta per Chukwueze, dai Chukwueze. Cambiata Chukwueze, bello il pallone dentro per Pulisic, il cross, Sommer la respinge, la palla rimane lì. Via! Non ci credo, sulla linea allontana bastoni, incredibile, Okafor. Si mangia il gol del 2-2, poi qui Calabria ridà palla a Thuram. Turam che prova fallo, a partire in mezzo a 4. Calabria. No, fallo, non è fallo. Ma dov'è fallo? Ha preso palla. No, ragazzi, dai. No. Vediamo un po'. No. Sì, dai. No, dai ma no, ha preso palla dopo. Prima, però lo tocca prima. Matteo. Lo tocca dopo prima. Allora la palla, non l'ho visto. Sì, lo tocca prima e poi dopo prende la palla. È regolare. Vediamo. Sì. Sì, col tacco proprio. Sì. No. Beh, di più. Sì, c'è una c'è luce, diciamo. C'è una figura intera. Qui grandissima parata di Sommer, ragazzi, comunque ha fatto una parata pazzesca Sommer, la seconda della sua partita dopo quella altrettanto bella nel primo tempo con è da 7, su Calabria. Sì, assolutamente sì. Sommer dopo secondo quella con tempo, Calabria, sì. È uscito Çalhanoğlu e Darmian, Entra Dumfries. Dumfries per Darmian e Aslani per Çalhanoğlu, come dicevamo prima, e quindi Inzaghi anche oggi farei 5 cambi, poi ne resta solo uno perché erano entrati Carlos Augusto per Di Marco e Frattesi per Barella. Quindi forze fresche per tenere a questo punto il risultato. È abbastanza incredibile che la partita sia sul 2-1, però questo è il calcio. Ragazzi, Okafor prima si è ciulato un bel gol, eh? Sì, sì. Era veramente questione di L'Inter era proprio di centimetri, eh?
Attenzione ora all'Inter in avanti con Lautaro che cerca di tenere la palla, subisce fallo, punizione per l'Inter sulla tre quarti. 84 minuti di gioco, dai, 6 Lautaro, minuti. 5 meno, su. Dipende come finisce, dipende da come finisce. No, se segna magari sì, no, per carità. La prestazione è brutta, veramente. Però fino adesso è insufficiente, sicuramente. Forza ragazzi, dai. 6 minuti scarsi. E una grafica di DAZN che ci dice anche che i gol subiti nell'ultimo quarto d'ora sono pochi, però non la vogliamo vedere, non lo vogliamo dire. Allora Inter che avanza con noi. Con Aslani che vediamo se ha guadagnato alla fine un fallo laterale, forse sì, vediamo, dovrebbe essere, inquadrano Pulisic, sì, fallo laterale per l'Inter con Carlos Augusto, 5 minuti. Gioco di gambe. 5 minuti, Carlos Augusto, vediamo ora l'Inter se proverà ad affondare o più a tenere palla, perché ha sentito un po' il contraccolpo del gol subito, Thuram? Che tiene palla. Fuori gioco, dai ragazzi, su, forza. Ma ho la giusta palla! Qui ci poteva stare il giallo. Dai. Ha ragione Maignan a dirgli qualcosa, sono anche compagni di nazionale. Maignan va a dirgli qualcosa in francese, netto la posizione di fuori gioco, qui gigioneggia un po' Thuram. Normale, in questi casi, legittima anche la reazione di chi, insomma, preso magari un po' dal nervosismo, può non apprezzare queste reazioni. Entriamo negli ultimi 5 minuti di partita, 85 minuti 20 secondi, 2-1 per l'Inter, i gol di Acerbi al 18esimo, più recupero, Thuram. Ci mettiamo altri 3-4 minuti, più recupero, Thuram al 49esimo, Tomori l'ha riaperta all'80esimo e ora per l'Inter c'è da soffrire. Sì, palla Milan sulla sinistra con Teo Hernandez, viene incontro a prendersi il pallone Leao, un paio di finte con il corpo a disorientare. E di là la porta Leao, dall'altra parte. Pallone un po' timido verso Calabria che deve prendersi qualche metro di anticipo su Thuram. Bennacer sulla parte sinistra del campo, riceve Pulisic in verticale, poi tocca per Teo Hernandez, scarico ancora per Bennacer, vorrebbe palla Leao, Bennacer lo serve, Leao stranamente sulla parte destra del campo, palla per Okafor, bella dentro, bella, c'è palla. Un tocco, via. Sfortunato il Milan qua, perché Okafor aveva fatto una cosa secondo me intelligente. No, cosa deve dare indietro? Palla però ancora a Maignan, l'Inter che tiene poco la palla, sì. Forse Tomori. Un po' anche... Insomma, si avvicina il stanno finale dietro della per partita. Non prendere il gol, evidentemente. Sì. Com'è, già. Adesso stanno dietro, chiusi, comunque, giustamente. Sì, però non tengono palla. No. Beh, certo, ma è così, adesso succede da un quarto d'ora no, che parla al Milan, ragazzi. Milan specialista nel reagire quando ormai la frittata ormai è fatta. È finita, certo. Ha fatto... Ha bisogno sempre del defibrillatore per cercare di salvarsi. Lo so, però... Prima vanno in coma, in arresto. E poi alla fine... Dai, Lautaro, svegliati. Gabbia in profondità nel buttati nulla. Per terra, stai giù per terra, no, due non ore puoi giocare lungo Inter che così. Ora recupera palla con Sommer, 180 Giroud, secondi dai, più su, recupero per favore, calma. Per favore giochi a lanci lunghi su Giroud con tre difensori dell'Inter a 5 piazzati, giornate dai. Dalla fine l'Inter potrebbe coronare il suo percorso, ma deve vincere questa partita, col pareggio si rimanda Lautaro tutto male, ragazzi, e adesso Lautaro, il Milan ci Lautaro, prova Lautaro malissimo, non molto male. Malissimo. Io gli ho detto cos'era 4 meno meno, si è riposato sì, perché no, era appunto, squalificato no, non riesco a capire proprio o sta sentendo la partita sta sentendo perché... la partita succede, io mi aspettavo molto succede. Inzaghi ammonito chi è che fuori esce adesso? Ammonito Inzaghi esce Bastoni entra De Vrij mi sa sì vediamo l'ultimo cambio De Vrij nell'Inter Bastoni esce molto stanco. Comunque fa già giocare tutta la partita Lautaro. Sì. Non, le punte non le tocca. No. Quindi Sanchez e Arnautovic restano infatti alla in fine panchina. Quattro centrocampisti, se pensiamo al 3-5-2. Sì, a parte Mkhitaryan, gli altri quattro sono usciti. Adesso un difensore con De Vrij, Acerbi e Pavard che completano la difesa. Acerbi probabilmente si sposterà sul centro-sinistra e De Vrij andrà al centro per gli ultimi 120 secondi più recupero. Il Milan che è in possesso palla. Calabria in verticale da Giroud. Recupera l'Inter con Aslani. C'è un po' di spazio adesso. Thuram torna indietro, cerca di tenerla, non la perdere. Lava è ancora in dribbling. Ha forza ancora nelle gambe Thuram. Tiene la palla. Ancora uomo derby Thuram come all'andata. Ora Lautaro che la dà Mkhitaryan. Fallo, bellissimo dribbling fallo. Di Thuram, ma c'è il fallo c'è su Mkhitaryan. E quindi punizione per l'Inter che può salire. Bravo Mkhitaryan, anche oggi, giocatore veramente incredibile, mamma universale. Mia. Pestone. A parametro zero, a cavallo donato, quasi donato. Ma lui è tra i 35 anni compiuti
è quello nei primi 5 campionati europei che ha superato le 30 presenze, ma nell'Inter è il più intoccabile di tutti, è quello sì. che fa più meno. Io inizio a vedere degli sprazzi vuoti. Sono tifosi del Milan che non vogliono vedere, se ne stanno già andando perché non vogliono assistere al triplice fischio finale. Manca un minuto, ragazzi, un minuto, meno di un minuto. Mettiamo sta punizione, Carlos Augusto, su. Punizione per l'Inter, adesso vuole giocare anche col cronometro. C'è Lautaro, vediamo se se ne va in dribbling. Era fallo prima di Lautaro, però una manata. Sì, ma era fallo prima su Calabria, lo ha spinto. Ci sta il fallo dopo, ma prima lo ha spinto, tant'è che stava per fischiare l'arbitro, poi non ha fischiato, va bene. Gabbia, che finisci, è stato comunque uno dei migliori del Milan. No? Quando finisce il fischio dell'arbitro, Quali va addosso, col fisico, tra l'altro anche molto più alto, con la spalla. Secondo me c'era prima, proprio. Perché Calabria viene sbilanciato da Lautaro sul lancio che fa. Non ho visto se Carlos Augusto... Punizione per l'Inter. Interessante capire quanti minuti di sofferenza abbiamo, sì, caro Thomas. Tra 10 secondi si saprà, io credo 5. Che 4 potrebbero starci. No, c'è un VAR, c'è stato sul gol. Vabbè, ma tutte le sostituzioni. Già, Thomas, facciamo così, mettiamola dentro qua. Dai, 4 dai, ai 5, togliamo il pensiero. Punizione per l'Inter. Aslani, è una specie di calcio d'angolo, anche se molto più in qua. Aslani, troppo forte, Aslani, sei fresco. Sei appena entrato, a chi? 5 minuti di recupero che sono iniziati. Dai, andiamo su sta palla, ragazzi. 5 minuti. Tomori, dall'obiettivo, ragazzi, lancio lungo, Giroud a duellare, riesce a spondare per Leao, palla buona per Okafor, dai Okafor, deve puntare la difesa dell'Inter, limite dell'area, Okafor entra in area di rigore, dritto per dritto, il cross, sfiga, rimessa, mamma mia, che nervoso, va tutto bene, anche va tutto bene, rimessa ancora Pavard, già sono forti, va anche tutto bene, rimpallo del rimpallo, guarda te, il rimpallo del rimpallo, i francesi che mi ricordano anche un po', sono stati decisivi nel gol dello scontro diretto quest'anno a inizio febbraio, quando era ancora tutto in bilico 5 con la Juventus. Pavard e Thuram, e anche oggi Pavard e Thuram sono stati fondamentali, forse i migliori in campo. Assist per Pavard, gol per Thuram, quello del 2-0. È passato un minuto di recupero, ne mancano ancora 4. Dai. Countdown partito, ma la partita, ragazzi, è in bilico. 2-1 per l'Inter, palla al Milan. Chukwueze prova uno scavetto in profondità, arriva Tomori, dai, e Milan può sviluppare sulla sinistra con Teo, spazio, va un po' piano, alla fine in buca per Pulisic che allarga bene su Dumfries, Leao, chiudi. Uno contro uno con Dumfries, Rafa, il cross in mezzo, l'anticipo della retroguardia dell'Inter. De Vrij di testa, fuori per Lautaro che riparte, fallo! Bravo Lauti, prende una benissione. Ma Bennacer stava rientrando. Dai ragazzi... 3 minuti e mezzo pure per la storia. Tomori diffidato, salta la Juve. Salta la Juve, Tomori, salva la Juve. Thomas, hai... Marcello, salta la Juve. Hai qualcosa, non so. Non hai niente. Non hai niente. Niente, però questo... Calma, mettilo giù adesso, aspetta che mancano 3 minuti. È bello. Mettilo giù che mancano 3 minuti. È vero, mettiamolo giù, come l'abbiamo messo giù in tutto questo periodo. Avete la maglia con lo scudetto, ma che bella idea che avete avuto. 3 minuti, sotto i tre minuti, lancio lungo. C'è Tomori che respinge, Inter che prova a tenere un po' di più la palla, vediamo se ci riesce. Dumfries di testa, campanile, palla che resta là, la recupera Frattesi. Fallo, tu pensi che fallo stupido. Che dice che il tuo ora rissa tra Dumfries e Hernandez, gli mette le mani in faccia. Mani in faccia di te. Anche Teo salta la Juve, incredibile. Teo Hernandez, sei ridicolo. Qui arriveranno una manciata di rossi, vediamo anche Dumfries se manda via. Anche Dumfries, Dumfries e Hernandez prevedo tutti e due, ragazzi. Ok, loro due. No, ragazzi, nel caso di Dumfries salta Inter Torino che non conta niente. Nel caso di Teo Hernandez salta Milan Juventus. Guarda. Cos'è sta roba qua? Vabbè, ci sono, ragazzi, c'è tutte e due le squadre, una scena che stanno pietosa, posso dire, una scena vergognosa, vomitevole. Ma sì, ma tutti e rosso due, a non so a quanti, scegliamone un po'. Tutte e due, dai, Frattesi. Tutte e due rosse. No. Ma chi? Ma da sempre. No, credo Dumfries e Teo Hernandez. Credo Dumfries e Teo Hernandez. Dumfries e Teo. A loro due. Credo ad Dumfries e Hernandez. Tomori? Ah no, un'altra, ne sta dando un'altra. No, credo stia dovesse semplicemente individuarli. Ma loro hanno sempre avuto scintille, da sempre, Aspetta, sto succedendo altro. No, ma ho capito, ma Hernandez gli mette le mani in faccia. Ma io non l'ho visto, scusa. Adesso riguardo, io ho visto solo che si stavano prendendo, voglio vedere la scena per bene, poi la commentiamo. Hernandez, che altro colpo insieme di genio. Insieme a Tomori. Insieme a Tomori pensa bene di farsi buttare fuori nel derby, certo, per completare la sua serata spettacolare e saltare la Juve, verosimilmente, espulsi almeno altre tutti e due partite, credo, no? Vista la...
la sceneggiata. Rosso diretto, sì, sì. Rosso diretto. Salta Juve e Genova. Juve e Genova. Te lo dico adesso. Che poi cosa serve? Cioè, vedi, so. Questa è mancanza di lucidità, ragazzi. No, vabbè, quando fai queste cose qua... Nervosismo. La Juve, nervosismo, certo. Intanto adesso ci sarà il recupero del recupero. Siamo a 60 secondi dalla fine, ma ci sarà da recuperare almeno un altro minuto, quindi... Credo che finirà al 96 o 96 e 30, vediamo, punizione per l'Inter. Ma anche nei derby precedenti fra Dumfries e Teo. Sì, che è sempre Teo che provoca sempre. Ora Lautaro che subisce ancora, vediamo fallo, no, l'arbitro da rimessa in gioco. Gli altri sono dei santi, no? E Lautaro che incita la curva dell'Inter. Sente vicino il traguardo, ora sorride. Ma non è finita Lauti, rialzati. 30 secondi, più recupero del recupero. Questo qua? Rilancio di Maignan alla ricerca di Leao, di testa, sponda su Giroud, arriva poi il pallone in qualche modo là davanti. Leao prova ad andare via Rafa e se ne va. C'è tanto Milan in area, calcio d'angolo. Dai ragazzi, pericolo. Dai, calcio d'angolo. Ultima per il occasione, Milan. 15 secondi alla Leao fine. Suona la carica. Poi tutti, trova anche il pallone. Portiere, vai anche Maignan, dai. Dove andiamo, sei Maignan? Chi lo va a battere? Andrà Bennacer presumibilmente a battere il calcio d'angolo. Leao si allontana in area. Sì, ma corri Leao, non sta lì a... Anche Maignan, anche Maignan in area. Tutti in area di rigore. Box. Tutti in area di rigore. Scade ora il 95esimo, c'è il recupero. Parte Bennacer, la palla in area, danza. Spazza De Vrij, può ripartire l'Inter, non c'è Maignan. Michi tira, non riesce a tenere la palla. Punizione per l'Inter. Punizione per l'Inter. Punizione per l'Inter, Lautaro che incita ancora i suoi tifosi. Piove a dirotto a San Siro, ma possiamo scrivere una pagina di storia, il 20° scudetto in casa del Milan, con Marotta che è al telefono, non so, sta facendo una videochiamata. Sta chiamando la Cina. Sta chiamando Gravina. Forse è vero, ha ragione, mi ha illuminato Gianni, potrebbe essere collegato il presidente. Forse non può venire però, in Italia. Però era carina anche quella di Marcello. No, è più carina. Non l'ho sentita. Sta chiamando Gravina. Era anche no, al massimo Marcello è il presidente della FIFA, noi puntiamo in alto. Puntiamo molto più in alto. 95-47. Fischia, può finire qua. Il campionato Milan, no, riparte il Milan ancora. Okafor, palla per Giroud, scambiano, apertura, calcio d'angolo ancora. È finita, quanto stai facendo? Fischia, 96. Calcio d'angolo, calcio sei d'angolo per il Milan. Allungato un minuto. Per no, lo fa un battere. Un minuto, sono sei. Lo fa battere, 96 95 più 1 sono 6. Angolo perché per 1-10? Dai. Maignan ancora in area. Arriva anche Maignan. Baciuquezze dalla bandierina. 1-20 ormai. L'arbitro fischia qualcosa. C'è no, no, giocatore no, dell'Inter basta, a terra, ragazzi, altra manata. Basta! E ora altra rissa. Altra rissa tra Lautaro e Maignan. Ma Mkhitaryan anche lui, schiaffi. E qua c'è una gomitata. E questa è una gomitata netta. Rosso. Chi? Ha dato una gomitata. Gomitata netta. Gomitata netta prima che si battesse. Ancora Lautaro, non ti far cacciare pure tu. Tutta la difesa con la Juve manca. Ragazzi, è gioco fermo. Ma dai, ma come si fa Calabria a dare la gomitata? Eccolo ho capito qua. Guarda, gli dà un pugno in faccia. Calabria Frattesi. Dai, cos'è sta roba qua? Dai. Beh, il Milan sta finendo come peggio non poteva a livello proprio di immagine, oltre che di risultato. Sono d'accordo. Due espulsi per rissa, tre squalificati contro la Juve. Dice aspetta l'arbitro perché stanno vedendo forse al VAR qualche altra cosa che succede. No, fa battere. Quindi comunque, calcio d'angolo, Milan in 9, Inter in 10. Espulso Calabria dopo Hernandez e Dumfries. Posso? Batte Bennacer, se possibile. Calcio d'angolo per il Milan, il cross basso, allontana la difesa dell'Inter. Fischia che finita! È finita! Campioni d'Italia! 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 Campioni d'Italia con la prima stella nel 66! Campioni d'Italia nel 71 con la rimonta sul Milan! Campioni d'Italia nell'80 tutti gli italiani! Campioni d'Italia nell'89 record! I 5 consecutivi di Mancini e di Mourinho per arrivare a 18, il 19esimo 3 anni fa di Antonio Conte e il 20esimo di Simone Inzaghi al primo scudetto in panchina e il primo scudetto per tanti, caro Thomas, il primo scudetto dell'Ultras di Marco e le lacrime di Lautaro che aveva pianto di delusione 2 anni fa e adesso piange di gioia, il primo per Acerbi e il primo per Ciao.
Çalhanoğlu, è il primo per tanti, ma anche la conferma per un gruppo che ha strameritato 86 punti dopo 33 giornate. Credo lacrime anche per il mister che abbraccia il dottore Piero Volpi. No, sono risate, ora saltano tutti, festeggiano tutti. L'Inter batte il Milan 2-1, i gol di Acerbi, Thuram, poi Tomori che riapre le speranze, finisce 2-1, è il sesto derby consecutivo, altro evento storico mai successo per l'Inter, sesto derby nel totale anche. Sono 12 in più quelli ufficiali, 115 pari se contiamo le amichevoli, ma quello che più conta è che l'Inter vince il 20° scudetto, quello che farà mettere sulla maglia nella prossima stagione la stella, la seconda stella dopo 58 anni. Grande, queste intanto grande sono le immagini di festa che Stefano Novello e Federico Bertone ci stanno mandando in diretta appunto da San Siro con un nutrito gruppo di tifosi dell'Inter che sono sotto la curva nord. Chi non è potuto entrare è fuori a festeggiare ovviamente la conquista dello scudetto. C'era una sorta di appuntamento non detto non scritto, ma già sul 2-0 sicuramente tanti di loro hanno lasciato casa per andare verso San Siro, un San Siro che si svuoterà di tifosi del Milan per riempirsi di tifosi dell'Inter. La lunga notte di festa che attende l'Inter e poi ovviamente nei prossimi giorni i festeggiamenti di rito. Queste le immagini in diretta da San Siro. Noi saremo qui fino a mezzanotte per raccontarvi tutto il ricchissimo post partita con le conferenze stampa di Inzaghi, neo campione d'Italia, di Stefano Pioli. Si dimetterà, non si dimetterà, è una cosa che sicuramente andrà chiesta all'allenatore del Milan, ma soprattutto con le immagini che arrivano bellissime da San Siro per farvi vivere tutta la festa nerazzurra e naturalmente anche la delusione del Milan. Vedo Federico Bertone a San Siro, possiamo andarci, eccolo qua. Non abbiamo sentito Federico, ma abbiamo sentito nitidamente insomma i cori dei tifosi dell'Inter, ovviamente in festa. Tocca a loro festeggiare questa volta, i tifosi del Milan che abbiamo visto se ne stavano già andando a partita abbondantemente ancora in corso. Matteo Mosconi giustamente celebra l'amore, perché è così che si fa per i veri tifosi, nella buona e nella cattiva sempre, sorte. Forza Milan, sempre. E l'Inter che invece meritatamente festeggia il suo 20° scudetto. Ci tengo a dirlo, meritatissimo, niente da dire. Questa è però non è male neanche Marcello Chirico, devo dire. L'albero di Natale l'hai presa quella lì? Ah, non l'avevo visto, cioè, non capivo perché rideva. Aspetta, tienilo fermo, perché lì c'è scritto 19, Marcello. Grande Marcello, grande. Ma conta me. Infatti direttamente dall'albero di Natale di casa Chirico arriva... Ma io so che alle elementari già fino a 20 si impara a contare. 1, 2, fino a 20. E no, siete voi che non avete fatto neanche le elementari. Voi non avete fatto neanche. Perché 18 più 1 non fa 20. Non fa avete 19. Un buon rapporto 18 più, con l'albo d'oro. 18, 18, più 1, 18 più 1 fa 19. Non avete un buon rapporto con l'albo d'oro. Quello con l'asterisco lì del 2006. No, vale triplo, no. Vale. Sarebbero molti più di 20. Ma facciamo 20, dai, facciamo 20. 15 che è meglio. Vergognatevi. Facciamo bene, Matteo, hai sentito la sportività di un milanista? No, che è... Ma non si può nel giorno della matematica dire sta roba. Vergognatevi per aver battuto tutti i record. Marcello può consolarsi col fatto che quando giocheremo sabato prossimo ci manca Tomori, Calabria e Teo Hernandez. Rimane solo Gabbia con tre della primavera. Cioè, non lo so, lo vorrei vedere. Beh, c'è Terracciano, c'è... Ah, no, sei contento, roba, Gianni? Sì. No, beh, abbiamo perso c'è la faccia. C'è solo Juventus Milan. Fammi dire, allora, è chiaro che devo fare i complimenti all'Inter perché ha fatto una cavalcata incredibile. Bravo, adesso vincere lo scudetto 5 giornate prima, bisogna riconoscere i loro meriti. Era la squadra più forte del campionato e l'ha dimostrato. Sta parlando col presidente Inzaghi. Credo di sì, credo sì, che... Sì.
Gli ha detto, sì, grande Steven. Con presidente. Grande Steven gli ha detto, in videochiamata, sì, Inzaghi. C'ha l'ora d'aria, gli è andato l'ora d'aria, adesso quindi può parlare. Peccato che ieri finora eri stato perfetto. Infatti. L'hai visto al Gran Premio. Gran Premio era. Sì, infatti anche lì era l'ora d'aria. No, vabbè, adesso, al di là delle battute, no? Mi spiace molto che sia finito in questo modo, perché abbiamo perso un po' la faccia, obiettivamente. Io capisco la tensione della roba, però obiettivamente quelle robe lì non ci possono stare, non puoi farti buttare fuori in due. Vabbè, il gesto di Calabria non era certo un gesto involontario di rabbia e roba, perché ha tentato di liberarsi, svincolato e quindi dato la comitata. Vabbè, frustrazione, però Gianni è quella. No, ma certo, è evidente che è frustrazione, perché stai perdendo uno scudetto, cioè stai consegnando lo scudetto alla squadra avversaria perdendo il sesto derby, che è la cosa peggiore, sì, infatti, davanti al tuo pubblico. Quindi chiaramente sesto derby di fila, ragazzi, è pesante. Io amo il Milan e lo amerò sempre, però sei derby di fila sono troppi, cioè piano. Meno male che quest'anno per adesso fino a quest'autunno non ce ne sarà. La stagione è finita in questo preciso istante, è finita la stagione del Milan, ma proprio adesso è finita, ma in questo momento devi stare attento perché ci sono ancora 5 certo, partite, sono d'accordo, c'è uno Juventus, sono d'accordo ma io ti dico fra che la stagione del Milan a livello emotivo quasi Bologna che abbia battuto la Roma, sono oggi, d'accordo, cioè, io sono d'accordo con te, ma ti dico a livello emotivo che la stagione del Milan è finita. Adesso bisogna vedere cosa succederà, perché io credo che Cardinale qualche decisione la prenda. Comunque, per me Pioli domani mattina non è più l'allenatore del Milan. Guarda, io mi aspetto anch'io una decisione di questo Gianni, tipo. Ero al telegiornale settimana scorsa prima di Roma-Milan con Francesco e mi fece una domanda: se dovesse perdere sia con la Roma e con l'Inter, ce lo riconfermeresti? Io ho detto no, vedrai che salterà. Secondo me domani sì, salta. Adesso io ti dico, allora... una grande società di solito a 6-5 giornate dalla fine, anche se non hai nessun obiettivo e hai quasi consolidato la tua posizione, certo, in Champions, Gianni, non lo mandi via. Però abbiamo a che fare con un americano. Gli americani hanno un altro modo di vedere le cose. Gli americani non ti perdonano. Non hanno perdonato Maldini, lo stavano licenziando il giorno dopo che ha vinto lo scudetto. Sarà un lunghissimo post partita tra le immagini in diretta da San Siro per la festa dell'Inter, tutta l'analisi, le parole degli allenatori, perché insomma abbiamo 1:10 prima di salutarci, per cui sicuramente passeremo Inzaghi e Pioli in diretta il giorno e la notte, naturalmente, no? I loro umori. Inzaghi, campione d'Italia per la prima volta in carriera, invece Pioli che magari ci si potrebbe anche aspettare qualche decisione clamorosa da San Siro. Un flash veloce, eccole qua ancora le immagini bellissime in diretta dal Meazza, con tifosi dell'Inter scatenati. Proviamo a recuperare dopo la pubblicità anche Federico Bertone, ovviamente non sarà facile perché insomma vedete quello che c'è fuori da San Siro con la festa dei tifosi dell'Inter. Proviamo a collegarci con Federico Bertone, so che la condizione non è facilissima Fede, ma abbiamo sentito la festa dei tifosi dell'Inter, volevo capire anche da te se sta incrociando anche qualche tifoso del Milan deluso che sta uscendo. Ma ciao Francesco, intanto buonasera di nuovo a tutti. Sì, li stiamo vedendo alcuni tifosi del Milan, però devo dirti la verità, noi ci siamo spostati verso la curva nord perché tutti i tifosi già prima che finisse la partita, e poi adesso chiaramente piano piano scendono anche gli altri, per cui qui vediamo più tifosi dell'Inter. Chiaramente allargando un pochino l'orizzonte sull'esterno vediamo anche tanti tifosi del Milan che lasciano lo stadio, anche se devo dirti che molti l'hanno lasciato già con la partita in corso. In questo momento i tifosi del Milan vanno a casa giustamente arrabbiati, quelli dell'Inter sono impazziti di gioia. Gli abbiamo fatto vedere già delle immagini, insomma stanno arrivando, stanno diventando sempre più numerosi a fare il collegamento. Immaginiamo Fede, lo sappiamo, vediamo bene la festa dei tifosi dell'Inter, ovviamente abbiamo visto anche noi che tante porzioni di San Siro erano vuote durante la partita stessa, almeno sul finire. Questo intanto è Marcello che ribadisce il suo numero. No, volevo partecipare alla festa. Volevo partecipare alla festa con gli amici vicino a Bertone, no? Intanto Marcello comunque 22. Vabbè, poi ci sarà modo di parlarne nella serataccia del Milan.
c'è anche questa cosa che Tomori, Hernandez e Calabria sono squalificati e non giocheranno con la Juve, non sì, mi sembra cosa da poco. Non è che vale . Tanto, cioè, questa cosa qui vale, sì, vabbè, però tutta la difesa. Cioè, vista la situazione della Juventus in questo momento, cioè il Cagliari domenica, cioè, vogliamo mettere la formazione del Cagliari vicino a quella del Milan rimaneggiata, è sempre più forte quella del Milan, quindi non è che con questa Juventus può succedere di tutto. Marci, quindi, noi non è siamo che finiti, Marci. Giocatori. Marci, ascolta me, il Milan è finito giovedì dopo l'eliminazione dell'Europa League. La Juve è finita a Empoli, la Juve è finita con l'Empoli. Può essere anche corretto. Bertone, voglio vedere Bertone con i suoi amici, voglio festeggiare con loro. Bertone, penso che c'è voglio il cappellino. Festeggiare con Bertone comunque, i suoi amici. Comunque Thomas, è vero che è ritornato l'inverno, ciao, perché a Torino meno 22, no? Meno 22 a Torino stasera. Meno 17. No, tu sei sempre meno 19 su Torino, in quanto a Scudetti sei meno 19. Meno 22. Freddo, ragazzi, mi sono dovuto coprire, sì, ragazzi, perché fa un freddo della Madonna, guarda che roba, uè. Meno 17. Tra l'altro dicevo, il primo scudetto di Inzaghi, il settimo trofeo dell'era Zanga, il sesto trofeo per Inzaghi negli ultimi 3 anni, il settimo per l'Inter negli ultimi 4 anni, quindi qualcuno continua a dire il ciclo si può aprire, non si può, il ciclo è nel mezzo, perché questo è il quarto anno consecutivo con almeno un trofeo. Addirittura fuochi d'artificio, guarda che spettacolo fuori da San Siro. La festa dei tifosi dell'Inter, questa è la zona sotto la curva nord, ovviamente il settore dello stadio dedicato ai tifosi dell'Inter. Come sapete, insomma, è normale avere qualche difficoltà di trasmissione perché sono veramente tantissime le persone, tutte super super concentrate, però insomma le nostre telecamere sono lì e ci teniamo ovviamente a farvi vedere la festa. Adesso è diventato a colori il tricolore di Marcello, sta recuperando quello che è in casa, che abbia una parvenza del 19. Sempre per la matematica di cui parlava Michele, no? Era che noi siamo sempre più 19 davanti a loro, quindi finché ci prendono 22, ma che conti fai? Tu sei a 36, allora apri Google sì, FIGC Albo d'Oro Serie A, è facile, Juventus 36, Inter 20, quali 19, ma che conti fa? Cioè, quello di scudetto più, dove siete arrivati 38, terzi, lui se ne aggiunge 38. Un paio ne toglie agli A, fa piacere un po' di 38, ma chi se ne frega, ma posso dire una verità? Cioè, in questo momento, ma chi se ne frega di nulla? Prima di andare in pubblicità, facciamo gli up and down. Questa volta, però, parto chiaramente dall'Inter campione d'Italia. Sì. Gli up and down della partita, poi magari facciamo anche quelli della stagione, però della partita. Allora, della partita, Thuram, che già avevo messo come terzo nel primo tempo, sale ancora di più perché ha segnato un bellissimo gol. Ha messo sempre in apprensione la difesa del Milan. Poi la partita è stata vinta, quindi voglio anche un po' andare al di là, gli metto un bell'8 a Thuram. Così come poi do 7,5 a Pavard, come nel primo tempo confermo sia Pavard ma anche Acerbi, do 7,5 a tutti e due, 7,5 a Pavard e 7,5 a Acerbi. Non mi chiedere i down nella giornata dello scudetto, perché è vero, sì, Lautaro non ha fatto una grande prestazione, però oggi non me la sento di dare down. Così come non mi permetto di chiedere a Mosconi gli up del Milan, perché credo che tu abbia solo gente che scende. No, sì. Complessiva. Direi di sì. No, io Gabbia lo salvo. Gabbia. Salverei Gabbia, sì, con un 6,5 per la voglia, la grinta che ci ha messo. Perché ha fatto bene, insomma. L'unico che si è salvato. Sì, sono d'accordo. E uno invece, scusa, posso dire una roba? Che certo, se ne è parlato poco, però secondo me è molto colpevole Maignan sul secondo gol. Sì. Perché va giù lentamente. Io volevo dire nella serata di oggi quello che ha fatto Teo Hernandez e Calabria sia molto infatti grave, loro due sono suggesti, a livello di immagine il Milan quelli sono gesti gravi, no, sì. Adesso stiamo parlando della parte tecnica della partita. È chiaro che quel gol lì è pesato tanto, perché tu l'avevi raddrizzato in qualche modo. Se non prendi quel gol facile così, veramente puoi veramente evitare, sbaglia il difensore perché gli lasci tutto lo spazio di questo mondo. Però andare giù, il Maignan di quest'anno non è stato il Maignan dello scorso anno. Ha preso dei gol veramente imbarazzanti quest'anno. Palle in mezzo alle gambe, insomma, ne abbiamo viste un po' troppe di cose non da Maignan. Però davvero, io l'ho detto prima e lo ribadisco a freddo, se si può dire, a freddo, come freddo più che altro per la temperatura, non per altro. No, l'Inter ha fatto una grandissima stagione, credo ragazzi, che... Ragazzi, Hernandez e Calabria quanto gli date? 3? 3-1 e 3 all'altro? Sì.
Sì, 3-3. Beh, a Calabria però non è grave come quello di Teo, secondo però me. È il capitano del Milan che però, si macchia. No, Gianni, ma sei capitano del Milan. È un gesto per no, liberarsi, Gianni, perché quello lo trattiene. Io non sono d'accordo. Secondo me non è grave come quello di Teo, che gli fa un fallo e lo va lì, lo prende per... Cioè, quello è... Io non sono d'accordo. Cioè, tu sai di avere Tomori squalificato con la Juve, sai che Teo Hernandez è appena stato espulso, evita cortesemente di dare una manata. No, ma lì non ci pensi più. No, non ci pensi più, però sbagli, perché comunque hai la faccia da capitano del Milan. La partita, ribadisco, è finita. Per la partita è finita, c'era l'ultimo calcio d'angolo da battere, finisce 2-1, il perché ti devi fare spelle? Lo mettete, ci mettete Pioli? Sì. Beh, il peggiore di tutti, il voto più basso lo do a Pioli, a cui do 2. Ha sbagliato ancora una volta. Do 2 perché 100%. In questa qui era l'unica partita dove non dovevi fare esperimenti. Cioè, questo allenatore passerà la storia. La storia è negativo, giustamente. Questo, nel bene e nel male. Questa stagione del Milan passerà nella storia. Nel bene e nel male, perché ha portato a un risultato straordinario, perché ha portato il Milan allo scudetto. Ragazzi, sta stagione passerà alla storia per essere, penso, una delle peggiori del Milan, perché va bene che si arriva secondi o terzi in campionato, non lo so, quello che volete voi, però siamo usciti in una settimana dai quarti di finale di Europa League, non di Champions League, di Europa League, contro la Roma che ha 13 punti in meno, 14 punti in meno di te in campionato, e che oggi ha preso tre pere dal Bologna in casa, grave. Hai perso il sesto derby di fila, il sesto, senza praticamente giocare per 60 minuti, perché hai avuto una palla gol, l'Inter ti ha dominato nel primo tempo, poteva vincere 3-0, ed è inconcepibile perderne 6 così. Oggi il Milan non è manco riuscito a salvare la faccia, quindi è una stagione terrificante. Io dico che è finita adesso, perché che motivazioni trovano questi giocatori qua? Basta. Ma dove sono le motivazioni? Ragazzi, andare a Torino ancora contro la Juve? Un'ora. Eccomi qua. Ecco, avevi una specifica da fare, vero Luciano? Sì, volevo soltanto fare una precisazione. Volevo parlare direttamente con Borrelli. Sì, una specifica da fare. Ecco, allora, io a Borrelli dico che io sono felice e soprattutto dico che la Juventus ha vinto un grosso campionato. L'Inter ha vinto un grosso campionato. Alzare. E devo dire che le società di calcio si apprezzano, magari non si apprezzano gli uomini. In questo contesto qui, praticamente io apprezzo gli uomini, apprezzo l'Inter. Quindi sono contento che abbia vinto il campionato. Non apprezzo quello che ha detto Borrelli, perché quando si dice che il campionato del 2006 ne vale 3, praticamente non si tiene conto che ci sono stati due processi. Il primo a Napoli, che non ha trovato reati. È venuto fuori soltanto un reato a consumazione anticipata, che è come se uno andasse a rubare in chiesa ma non ruba. Ok? Mentre a Milano è venuto fuori il 2166, il giudizio del 2018, che parlava di un presidente che faceva lobbying con gli altri, ed era il presidente dell'Inter. Ma io posso il giorno della festa dello scudetto sentire Marcello, il collegato da Torino, che dice che gli scudetti sono 19 e non devo nemmeno dire niente? Non è normale. Tu non puoi dire. Non posso dire, non posso festeggiare. Tu adesso, siccome io ti scusa, siccome io ti praticamente devo dirti che io condivido praticamente le tue quando vieni in televisione, a me fa piacere perché parli. Adesso stasera hai sbagliato, perché tu non devi dire che. E devi dire che l'Inter ha vinto meritatamente un campionato. È il ventesimo, ma non dire che praticamente può dire, perché quello lì praticamente il reato l'ha trovato il... Vabbè. Ma tu non devi dire quello che ha detto, che quello del 2006 conta 3 volte. No, io dico che il ventesimo punto non conta 10, 15, questo, conta 20. Però se mi si dice che conta uno in meno, io dico che conta 20. Sono l'anima di una ma già che stiamo parlando di sta cosa è assurdo. Allora, ma se l'Inter vince il ventesimo scudetto, si può la sera della matematica sentirsi dire... Io ti stimo,
io ti stimo praticamente, ma non, da te, dalla bocca tua non si può sentire una cosa del genere, abbi pazienza, sì, ma... perché tu devi essere contento come sono contento io, perché io adesso dell'Inter ho degli amici, Beppe Marotta, Piero Ausilio, l'allenatore, e quindi sono contento che abbia vinto. Ricordati, il brand praticamente è una cosa e gli uomini sono un'altra. Quelli che non vincevano hanno fatto altre cose, e l'ha dimostrato la Corte d'Appello di Milano, sì, ma... nel processo 2160, con la giudizio 2166 del 2018. Quindi lascia perdere, devi essere contento perché l'Inter ha vinto. Va bene, ha vinto cosa? Però posso fare una domanda? No, io allora faccio io la domanda. Cosa ha vinto l'Inter oggi? Non si può dire. Ma cosa ha vinto l'Inter oggi? Possiamo mettere un punto finale? Sì. Cosa ha vinto l'Inter oggi? Cioè, che numero di scudetto tu dici? Sì, cioè per la FGC, che scudetto ha vinto? Per me ha vinto il ventesimo, a me non mi piace. Oh, mi fa piacere. Per me allora... A me non piace. Perfetto. Borrelli, non piace che tu abbia detto che quello del 2006 vale tre campionati. Io l'ho detto perché Marcello ha detto che siamo a meno uno, allora io rilancio dicendo che vale triplo. Ma per me sono 20, perché dobbiamo... Che l'Inter sia la squadra più forte del campionato, Perfetto, perciò sto dicendo, secondo me in ogni diatriba, io lo dico sempre anche agli interisti, perché c'è chi dice che la Juve generano 20 in meno, chi dice 20 più. C'è l'Albo d'Oro che è il riferimento. Poi se perché voi non tenete conto, voi non tenete conto dei giudizi, voi non tenete conto dei giudizi che hanno dato due tribunali completamente diversi. Da una parte non hanno trovato reati, da quell'altra hanno trovati. E i reati erano vostri. Io sto dicendo che questo è lo scudetto per tutti, numero 20. Per qualcuno, al momento che c'è la matematica, mi viene a dire che non sono, allora non, uno non, dice non, no, per me vale triplo. Per me vale triplo. Borrelli, nonostante tutto. Vabbè, abbiamo... Io non voglio... ascolta, forse non mi sono spiegato bene. Io... La diatriba, il fatto della prassi dei tifosi che dicono una cosa anziché un'altra, mi interessa poco. Siccome io ti stimo, mi ha dato fastidio che dalla bocca tua sia uscita una cosa impropria, che tu praticamente non pensi sicuramente. Questo è. Era giusto chiarirsi. Per me sono 20. Era giusto chiarirsi. Luciano, a posto. Comunque ne approfitto della tua presenza anche per, insomma... chiederti anche un giudizio sul derby che hai vinto. Anche per me possono essere anche 21. Scudetto credo meritatissimo, no, sul campo, Luciano, l'abbiamo spesso detto durante la nostra stagione. Francesco, io devo dire che che l'Inter stasera ha vinto meritatamente, ha dimostrato di essere superiore, ha dimostrato in tutto il campionato di essere superiore, e a me, ripeto, fa piacere perché ho degli amici. Certo. E io adesso non sono tifoso di una squadra anziché di un'altra, però l'Inter che vinca mi ha fatto piacere, perché è praticamente un qualcosa che ha fatto durante l'anno di buono Simone Inzaghi, che ha fatto di buono praticamente il... e Beppe Marotta, che ha fatto di buono Piero Ausilio, quindi non posso non essere contento di questo. E poi vinca la migliore, è sempre una cosa buona per il calcio. Però ecco, quello che è stonato, secondo me, siccome io stimo Borrelli, non mi è piaciuto il fatto che abbia detto quello del 2006. Ma è stonato anche il 19 per chiuderla. Lui sa perfettamente che non è proprio così. Questo è il punto. Detto questo, vi saluto. Luciano, posso chiederti una cosa? Ma da dirigente, tu... domani cacceresti Pioli o ti aspetteresti già stasera le sue dimissioni? Dimmi. Cacceresti Pioli o ti aspetteresti già stasera le sue dimissioni? Questa è una cosa un po'... Io penserei più che dia le dimissioni, su questo non c'è dubbio. Però voglio dire, se dovessi criticare Pioli ultimamente sì, anche oggi non è che mi sia piaciuto granché il comportamento, soprattutto il comportamento irriverente dei suoi giocatori, perché non si fanno quelle gazzarre praticamente
E quando certo. si perde una partita bisogna accettare anche di essere sconfitti in una certa maniera, per cui oggi non mi è piaciuto né lui né nel Milan per come si è comportato. Invece abbiamo visto un Inter che esalta il campionato italiano, che esalta il campionato italiano perché l'abbiamo visto giocare, ragazzi, questo certo. è il punto. Io quando vedo una squadra che gioca come l'Inter rimango praticamente veramente entusiasta, perché se ne vedono pochi nel campionato nostro, è la migliore di tutte, per cui un grande saluto a Simone Inzaghi, a Beppe Marotta e a Piero Ausilio, lo faccio per dovere proprio di dirigente che è stato nelle squadre di calcio, per cui con questo. Poi dopo devo dire anche a Borrelli che il problema praticamente può anche uscire una parola fuori posto, perché io, siccome ritengo Borrelli, e l'ho detto praticamente in tutte le sedi, una persona seria, è probabilmente praticamente riuscita una parola che doveva farne a meno e non essere tirato in ballo dal tifo, perché Marcello Chirico dice 19, tu dici 20, io a me o 19 o 20 non interessa, mi interessa soltanto che non ci sia una frase che praticamente lascia poi l'amaro in bocca, perché non è esattamente la verità, e tu Borrelli sa benissimo che non è la verità, perché il processo di Milano ricorda altre cose rispetto a quelle di Napoli. Va bene, Luciano, grazie. Oggi si può dire che ha tolto un po' di sassolini dalle scarpe, grazie. È una bellissima serata, grandissime emozioni da chiaramente condividere con tutti, col mondo Inter, dalla nostra società, ai nostri dirigenti, al nostro presidente che purtroppo non è qui con noi, che era felicissimo, l'ho sentito, ai nostri meravigliosi tifosi, e poi insomma un pensiero va chiaramente anche alla mia famiglia, a mia moglie Gaia, ai miei figli, ai miei genitori, insomma, che questi tre anni sono stati importanti, ci sono stati dei momenti meno duri, il mio limite è quello di non riuscire a far rimanere il lavoro fuori di casa, quindi lo dedico anche a loro perché per me sono stati importantissimi. E poi insomma un pensiero grande ai miei collaboratori che mi aiutano tantissimo, e quindi questo grandissimo traguardo è da condividere con tutti loro. Prego. Buonasera mister. Ciao. Complimenti. Grazie. Volevo chiedere qual è in questo momento così bello la cosa che la rende più orgoglioso. Ma è questa gente, è la passione dei nostri tifosi, che non solo vederli felici oggi chiaramente mi dà una grandissima soddisfazione, poi tornando indietro vedo tre anni con sei trofei, una finale di Champions, è normale che era difficile da immaginare così, però col lavoro, con la disponibilità di questi ragazzi, perché insomma ho trovato dei giocatori che mi hanno dato tutto in campo, fuori, hanno fatto un bellissimo gruppo, e quindi è giusto condividere con tutto il mondo Inter. Non ci sono meriti particolari, allenatore, staff, giocatori, tutti quanti hanno dato il loro contributo preziosissimo affinché si possano raggiungere i traguardi così, perché insomma vincere uno scudetto 5 giornate prima, praticamente era vinto 9 giornate prima, oggi abbiamo la matematica, in casa, in un derby, in casa del Milan, è un qualcosa che rimarrà. E nello stesso tempo, insomma, vorrei rendere onore anche al Milan, perché per loro stasera chiaramente non era una partita semplice da giocare psicologicamente, hanno lottato fino alla fine, in questi tre anni sono stati dei validissimi avversari e lo saranno anche nei prossimi anni. Gazzetta dello Sport e La Stampa. Ciao Simone. Ciao. Ciao Simone, complimenti. Grazie. Complimenti per lo scudetto. Scusate. Siccome questo scudetto rimarrà nella storia per quello che avete fatto, per come avete vinto, per l'impronta che avete dato, volevo chiederti qual è il merito che ti riconosci di più, qual è il merito di Simone Inzaghi più grande in questo scudetto storico? Il lavoro quotidiano, perché insieme allo staff lavoriamo tanto,
per il bene dell'Inter siamo andati sempre in un'unica direzione, le sconfitte fortunatamente poche, le vittorie tanti, i trofei tanti, ma abbiamo sempre lavorato per far sì che potessero succedere delle giornate come oggi, quindi oggi chiaramente sarà indimenticabile, ma adesso insomma ci saranno dei giorni che lo festeggeremo insieme alla nostra gente, oggi ce n'erano tanti. In giro per Milano, in Piazza Duomo, dicono che, siano tantissimi e sarà bellissimo, insomma, perché se lo meritano, insomma, i tifosi dell'Inter sono stati straordinari sempre, nelle vittorie che sono state fortunatamente tante e anche in qualche sconfitta che è stata difficile da lasciarci alle spalle, ma siamo stati bravi tutti. La stampa. Ciao Simone, ciao. Complimenti. Grazie. Ieri hai detto che non era un'ossessione questa partita, adesso che comunque l'Inter l'ha vinta, quanto ci tenevate a vincerlo comunque questa sera e che emozione particolare è stata? Ci tenevamo tanto, insomma, perché volevamo vincerlo stasera. E la settimana che hanno fatto i ragazzi avevo buonissime sensazioni, stamattina pioveva forte da piano, probabilmente pensavo che qualcuno dicesse qualcosa perché fare un allenamento stamattina di un'ora abbondante alla vigilia di un derby così, invece nonostante il diluvio i ragazzi sono scesi in campo, stamattina abbiamo lavorato su dei particolari che stasera sono stati importantissimi, insomma, piazzati sul primo gol siamo stati molto bravi, poi abbiamo fatto una grandissima gara di molto molto intelligenti, abbiamo coperto bene il campo, chiaramente il primo tempo potevamo chiuderlo con più gol di vantaggio perché ho rivisto le azioni e abbiamo avuto occasioni importanti. Aria, chiudiamo. Ciao Simone. Ciao. Senti, parte già hai risposto sulla storia, no? Perché l'Inter è una squadra ricca di storia e ci sono degli allenatori che hanno fatto la storia, Elenio Herrera, Trapattoni, Mourinho, ma tu come ti inserisci in questo discorso? Perché tu hai vinto uno scudetto nel derby in casa del Milan, cioè nel libro dell'Inter questa sarà una pagina molto importante, l'allenatore era Simone Inzaghi, questa è una cosa che la stai capendo piano piano, la saprai fra qualche giorno, fra qualche mese? Chiaramente me l'hanno detto in questi giorni, fa enormemente piacere, ma chiaramente bisogna analizzare i 3 anni, io l'ho detto in qualche conferenza, io benissimo quest'anno la cavalcata che abbiamo fatto in campionato, la Supercoppa che abbiamo vinta per il 3° anno di fila, che non è una cosa scontata e banale, ma io guardo a come giocava la squadra la prima partita di Champions con Real Madrid, quindi è un lavoro che parte da lontano, ci ha cambiato interpreti, ma sono stati bravi i giocatori subito ad ambientarsi bene, a capire i principi di gioco dell'allenatore e sono stati 3 anni meravigliosi perché sono state serate indimenticabili, questa qua chiaramente rimarrà, probabilmente non ce ne rendiamo conto, anzi magari qualche mio ragazzo se ne rende conto, io ancora devo capire, però sono estremamente contento per quella gente che c'è sempre stata e stasera insomma era lì ad aspettare questo trionfo. Grazie, buonasera. Grazie. Grazie. Simone Inzaghi integralmente, mentre intanto vedevate anche le immagini di festa che Federico Bertone e Stefano Novello ci stanno mandando in diretta da fuori San Siro, la fiumana nerazzurra che festeggia lo scudetto. Intanto sta parlando, non so se lo farà anche in sala stampa o meno, l'amministratore delegato del Milan, Furlani. Sta dicendo cose interessanti, Michele, ti vedo concentrato. Sì, perché questa era l'ultima domanda, che è la domanda insomma della curiosità su Pioli, se sarà l'allenatore l'anno prossimo. Lui dice adesso dobbiamo finire questo campionato, quindi non ha risposto, però gli chiedono anche chi deciderà. E lui ha detto la parte sportiva, quindi Moncada, Ibrahimovic, ha fatto questi 2 nomi. E poi all'inizio ha fatto i complimenti all'Inter, ha detto avremmo voluto essere noi oggi nei loro panni, ma vi assicuriamo che stiamo già lavorando per la prossima stagione per rafforzare questa squadra. L'anno scorso, l'estate scorsa, è stata un'estate di tanti cambiamenti, invece quest'anno ci saranno da fare cose più leggere,
però dice che l'obiettivo è quello di vincere, quindi nella prossima stagione... Pensavo che partisse il prossimo campionato. No, capito, Gianni, devi essere contento, devi essere... Mi è stato regalato il Milan, garantisce che stanno lavorando. Dai, sì, no, vabbè. No, vabbè, però cosa doveva dire di diverso? Certo, non ha detto nulla, qua, infatti ragazzi. Queste sono notizie. Non mi aspetto Pioli che dice 14 mesi fa Inzaghi sembrava essere esonerato, io qua sto bene, mai dire mai. Cioè, no. E lui ieri ha detto io posso ancora dare tanto al Milan, parole sue in conferenza stampa di ieri. Vuoi sapere cosa darei io a Pioli? Che chiaramente Pioli non sarà più allenatore del Milan, mi sembra scritto in maniera a caratteri cubitali. Cioè, no. Io a primo tempo volevo fare una battuta e poi non sono riuscito a fare. Ho letto su alcune pagine su Instagram, la domanda era cosa dovrebbe cambiare Pioli? E le risposte erano città. Quindi lo inviterei volentieri a cambiare città. Non è male, assolutamente. Vabbè, adesso dobbiamo anche essere, ribadisco, onesti, perché non è che abbia fatto solo schifo questo allenatore. No, ma ha ottenuto dei risultati importanti, io non me lo dimentico, perché noi non andavamo in Champions da 7 anni, mi pare. No, certo. Ci ha portato sempre, ha fatto bene, ha fatto un gran lavoro, è una persona seria da rispettare e il suo lavoro va rispettato. No, ma assolutamente. Poi ribadisco, io gli ho dato 2 questa sera, perché secondo me ha sbagliato completamente. Io lo critico per questa stagione, quello che è successo gli altri anni, semifinale. Le critiche sono l'anima del nostro mestiere. Noi facciamo questo mestiere. Per essere qui, non per fare delle domande come vi ha sentito in conferenza stampa, complimenti, bravo. Cioè, complimenti, bravo, un giornalista non lo deve dire. Il giornalista deve fare una domanda, non deve fare i complimenti. I complimenti li fai quando ti trovi dopo la stampa, visto che sta per arrivare anche Stefano Pioli. Andiamo un po' di deserto, giustamente, alle tue spalle, perché credo che la Fiumana nerazzurra si stia spostando verso Piazza Duomo. C'è la messa di mezzanotte. Esattamente, Francesco, è proprio così. Dopo la festa, diciamo, di pancia scoppiata subito dopo il fischio finale, di cui vi abbiamo mostrato un po' di immagini, adesso il popolo interista si sta spostando verso Piazza del Duomo. Ci sarà un corteo che partirà da Largo Cairoli, quindi insomma, per chi non fosse di Milano, parliamo di una piazza molto centrale, e poi proseguirà fino a Piazza Duomo. Come vi dicevo, già alle 8 non ci sarà invece il pullman scoperto della squadra, quello dovrebbe essere domani, però ci sarà invece la festa dei tifosi. Festa dei tifosi andrà avanti, pullman scoperto potrebbe essere addirittura rimandato al fine settimana, nel weekend, perché su Milano c'è maltempo in questi giorni, per cui l'Inter potrebbe decidere di fare una festa collettiva, magari approfittando di Inter Torino di sabato alle 15. Abbiamo parlato tantissimo di Inter, abbiamo ascoltato qualcosa di Stefano Pioli e di Furlani. Credo, Federico, che il sentimento comune dei tifosi del Milan, che magari anche tu hai intercettato, sia definitivamente quello del Pioli out, perché insomma, tra l'Europa League settimana scorsa e il sesto derby consecutivo perso stasera, credo che il popolo milanista non lo vorrebbe più sulla panchina. Aggiungerei anche qualche giocatore out oltre a Pioli. No, ma è come assolutamente così, il Pioli out ormai è in tendenza da diversi giorni. Chiaro che questa sconfitta è la pietra tombale sull'esperienza di Pioli come allenatore del Milan. Credo ci sia anche però molta delusione nei confronti della squadra e di alcuni giocatori, in particolare su tutti i Leao, su cui insomma c'erano grandi aspettative in questa stagione, e invece nelle partite, diciamo, decisive, quelle importanti, big match, Leao ha quasi sempre tradito. Però è chiaro che l'allenatore in questo momento è il più discusso. Io credo che addirittura i tifosi del Milan non ne parlino neanche più, nel senso che danno per scontato che il Milan cambierà allenatore. Vi do anche questa notizia che mi dà Paolo Vinci da San Siro. A proposito di non parlare, Stefano Pioli non parlerà in conferenza stampa. No, io credo che sia la conclusione perfetta della serata del Milan e di Stefano Pioli, che manca, mi permetto di dire, manca di rispetto ai tifosi del Milan, che invece avrebbero voluto vederlo. Vergogna. Ha parlato alle televisioni che pagano i diritti, non parla in conferenza stampa per tutti gli altri, noi compresi. Mi sembra francamente una decisione molto 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 discutibile, che non fa onore di stile, alla città che spesso ritiene di essere così avanti dal punto di vista della comunicazione. Credo che sia stato l'ennesimo passo falso della serata del Milan, ma questa ovviamente è la serata dell'Inter, dello scudetto dell'Inter. Io intanto saluto e ringrazio
Federico Bertone e il nostro operatore Stefano Novello, perché avete fatto un lavoro importante, prezioso, straordinario. Grazie veramente per tutto quello che avete fatto e per le immagini che ci avete mandato in diretta. Grazie, grazie a voi Francesco, anche a nome di Stefano, e buon proseguimento di serata. Grazie, grazie mille ragazzi. Okay, ovviamente poi nel corso delle nostre trasmissioni, i prossimi giorni, avremo ampio modo di parlare della conferenza, delle parole di Inzaghi, della festa dell'Inter, insomma di tutto quello che è questa serata. Ribadisco, insomma, notizia di adesso, niente conferenza stampa per Stefano Pioli. Non è una caduta di stile grave, perché la società come il Milan non si può permettere di non saper accettare una sconfitta. Già ci sono state queste due reazioni brutte che hanno portato i cartellini rossi, e questo era una cosa veramente da evitare per tutto, anche perché adesso ulteriormente vai a creare un danno pesante, perché il rosso diretto vuol dire almeno due giornate per tutte e due, sia per Calabria che per Teo, e quindi crea un danno ulteriore. Il campionato non è finito, devi difendere la seconda posizione, che non è una posizione sbagliata o che non serve, non è la stessa cosa arrivare a secondi o quarti, prendi più soldi, hai una classifica nella prossima Champions diversa, e insomma abbiamo perso la faccia, e adesso Pioli poteva risparmiarsi questa cosa, perché diciamo che lui ha sempre gestito bene la comunicazione. Io penso che in questi anni si sia sempre comportato bene, tranne qualche piccola uscitina, insomma, che però è fisiologica, in 5 anni di lavoro ci può stare. Ma questa sera, ecco, poteva veramente presentarsi e dire tranquillamente quello che ha detto ai colleghi della televisione. Questo ti fa capire, Gianni, quanto è turbato questo allenatore, consapevole di aver perso il sesto derby consecutivo e soprattutto aver fatto vincere ancora una volta il campionato. Però, cioè, Thomas, in casa tua, l'Inter, capito? Lui si sente un po' in colpa e si sente che non ha potuto raggiungere questa cosa qua, e fa male. E allora non se la senti di andare a parlare. Cioè, certo, non vai davanti alle telecamere. Saresti dovuto andare davanti alle telecamere a dire: mi prendo le responsabilità di quello che è accaduto, mi prendo le responsabilità di aver perso 6 derby nella stessa maniera dove ho segnato 2 gol. Certo. C'è una cosa. Ho segnato 2 gol in 6 derby, 2 gol ho fatto. Okay. E 14 gol subito. Vedete, c'è una cosa di fondo. Però lui adesso ha parlato, quindi raccontata. È più, diciamo, verso perché i colleghi della carta stampata. Capito, che... però noi facciamo parte di un'altra seconda categoria. Ma tu quando... appunto dico, non è che parli con i giornalisti, nei confronti di una parte di noi. Scusami, Michele, quando tu fai una conferenza stampa non è che parli con i giornalisti, parli con la gente. Il giornalista è un mezzo di comunicazione. Di comunicazione che amplia e comunica quello che tu vuoi dire e dici. Se quindi vogliamo che non saranno i milioni di rispetto, è una mancanza di rispetto, c'è un investimento economico anche da parte degli editori, anche i nostri, che poi, voglio dire, ragazzi, vogliamo dire che in farlo, questo anno che insomma, secondo me è stato un anno fallimentare per il Milan, io lo definisco fallimentare, assolutamente sì. Allora, di fronte a un anno fallimentare c'è stata una componente che non è stata fallimentare, quella del pubblico. Più di 70.000 tifosi delle volte, e vanno rispettate. Le persone che oggi sotto l'acqua sono andate lì e hanno ancora una volta fatto la loro parte del tifoso, vanno rispettate e le cose vanno raccontate. Se tu non ti presenti, gli manchi di rispetto, ed è una cosa molto grave. Ha ragione Gianni. Marcello, pensi che possa cambiare qualcosa sul finale di stagione del Milan, anche in prospettiva di Juventus-Milan di sabato sera alle 18? Tra un attimo torniamo da Marcello. Adesso lo recuperiamo. Però Francesco, se vogliamo riassumere perché il Milan non ha vinto o non ha lottato per lo scudetto, secondo me, se mettiamo al primo posto l'allenatore, almeno quella che è la mia analisi, è sbagliato. Cioè il Milan ha fatto tanti cambi. È vero, anche l'Inter, però l'Inter aveva tenuto 9 giocatori titolari, poi sono diventati 8, mentre il Milan ha rivoluzionato anche i titolari, almeno 3-4. Se tu cambi tanto e poi ti accorgi alla fine dell'anno che c'è ancora da cambiare, manca l'interditore, in difesa praticamente un difensore, l'erede di Giroud, se c'era un altro allenatore il Milan avrebbe potuto fare 20 punti in più, secondo me no. Non è il punto Pioli. No. Beh, intanto mi devi togliere quel mese e mezzo di infortuni che non hanno precedenti. Perché cambia la squadra, quella di anche oggi. Anche stasera mancavano 3 centrali. Capisci. Però il concetto è che si è vista una fase difensiva per tutto l'arco della stagione
che non è che è preparata dai giocatori. Certo. Io, io però Matteo, scusa Michele, ti porto questo esempio, no? Non c'entra con stasera, ma ti faccio l'esempio della gara del ritorno in Europa League contro la Roma. Cioè, ma chi è che dice a Gabbia di marcare Lukaku nell'uno contro uno a 50 metri dalla porta? Se lo inventa Gabbia? Al ventesimo minuto del primo tempo, però dico, di fare uno contro uno con un giocatore con Lukaku. Lui stasera ha proprio detto questo, che non voleva lasciare i due contro due le punte con i centrali. Ha provato a giocare più basso, ma alla fine però poi non ci è riuscito, perché alla fine l'Inter va aspettato. Ma perché non ci riesce mai? Secondo me Adli, perché Adli, Reinders, sono tutti centrocampisti che vanno in avanti. Ho capito, ma cambia modo di giocare. Sono tutti centrocampisti che vanno in avanti. Ma perché continui a giocare 4-2-3-1? Ma copriti di più. Che il Milan ha vinto lo scudetto con Kessié, con Ma io sono d'accordo, Michi, ma sono d'accordo con te, ma nel momento in cui tu stesso mi dici ci ha provato, non è riuscito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte, cambia modo di giocare. E oggi ha cambiato. Ma cosa ha cambiato? La squadra era sempre giù allo stesso modo, ma alla mezz'ora ha cambiato i componenti mettendoli fuori ruolo, ragazzi, con un decisione al 35. Abbiamo recuperato Marcello, ti avevo chiesto questa cosa prima, Marcello te la richiedo adesso. Credi che questa sconfitta possa cambiare il corso del finale di stagione del Milan, anche pensando che c'è uno Juventus-Milan sabato sera alle 18? No, ormai la stagione, ha ragione Matteo su questo. La stagione del Milan è finita qua stasera. Milan è morto, cioè, oggi. Io temo in una caduta libera. Ragazzi, però 5 partite sono 15. Io temo in una caduta libera. E questa è la mia preoccupazione. Adesso, ma lo dico seriamente, convinto. Sarà Juventus. Eh? Sarà molto simile alla Juventus. Si trovano, sabato si ritrovano due squadre disgraziate a giocare Scapoli contro partita che, insomma, però ci sono 3 punti. Se una delle due perde, nei guai. Sì, la Juve è più nei guai del Milan. Milan ormai è dentro alla Champions. Il problema è la Juventus, che però col 5 e per come si sta comportando la Roma è molto probabile che appunto a questo punto almeno quarta sicura arrivi, ecco, secondo me. Io sono sempre dell'idea, l'avevo detto a Comi, sai che c'è una scommessa tra me e Comi con una cena a Chieri torinese, no? Lui ha detto che la Juve arriverà terza, il Bologna quarto. Io sono invece dell'idea che la Juve arriverà quarta, il Bologna terzo, davanti alla Roma. Volevo inoltre dire che la Juventus ha fatto le congratulazioni all'Inter, così Borrelli è contento. Sì, è vero, è vero. Però Andrea Agnelli l'ha toccata piano, ha fatto un tweet in cui ha ricordato la data del 16 maggio 1982, scrivendo fino alla fine, praticamente il giorno in cui la Juve vinse la sua seconda stella. Quando questo Simone non è Inzaghi, offensivo a quei questo. Tempi, Simone Inzaghi a quei tempi aveva 5 anni. 6 anni. E in America usciva il Commodore 64. Io ce l'avevo il Commodore. Bellissima questa cosa, il Commodore 64. Però la terza Champions la stai aspettando era ancora. Il primo computer. Sì, va bene. Intanto tu la finale l'hai persa come me l'anno scorso. No, la terza l'ho vinta nel 2010. Tu hai perso la finale l'anno scorso come me, sì. Ma ti sei fregiato del titolo di vice campione d'Europa. Esatto, invece, perché non ho perso 4-1, ho perso 1-0 attaccando, che Guardiola ancora bacia le stelle, certo, per la salvezza. Come se poi sull'albo d'oro lo mettono, no? Manchester vincitore della Champions, sì, però sì. L'Inter... No, si sa, come per noi è importante. Il ma l'unica importante. Nota, Marcello, l'unica nota stonata di loro di quest'anno è sicuramente l'uscita in quella maniera con l'Atletico. Questa è l'unica nota stonata, perché la squadra, come era messa in campionato, per la rosa di cui disponeva, doveva andare avanti, sì, sicuramente. Però Gianni, per come quando la Juventus veniva eliminata dal Porto e dal Lione agli ottavi di finale, ti ricorderai cosa dicevano della Juve? Che era la Juve dei 9 scudetti consecutivi, vinti anche con 5. Tu, Marcello, ti ricordi quando dicevi che l'Inter era smantellata, disintegrata, fallita, eccetera, eccetera, e invece vince? Loro dissero che questa è la differenza. Loro dissero che era un fallimento. L'aspettativa, la premessa. Se tu hai preannunciato la morte per anni e invece ti ritrovi a festeggiare poi il campionato, vuol dire che hai sbagliato a fare... Io non ho preannunciato. No. Guarda che ti confondi con qualcun altro. Ti confondi veramente con qualcun altro che ti ha detto che l'Inter falliva. Magari falliva, no, però ridimensionare, perché c'è il presidente, i debiti, sempre questi discorsi. Ma guarda, io adesso sono in attesa. Appunto,
appunto, quindi è stato difficile, è stato un lavoro ancora più da elogiare. Chiedo scusa, ieri sera, ieri sera non ricordo. In attesa del video messaggio di Zhang dalla Cina. No, l'ha già mandato di 4 minuti, ma appena c'è stato il fischio finale. Ha ricordato, se vuoi ti leggo anche qualche parte perché è molto bello, che dedica ai tifosi dell'Inter, alla storia, a Herrera, a Facchetti. Ieri sera Brambati, collegato da Miami, ci ha raccontato che praticamente è un'autogestione quella dell'Inter in questo momento, la dirigenza ha in mano la situazione e il signore che sta in Cina, che non può venire in Italia. Ti assicuro che Marotta stesso ha detto, proprietario, perfetto l'altro giorno. Anche la grazie, certo, gli delegabili. Esatto. Ci sono altri presidenti che invece intervengono e decidono loro e sbagliano. Ma uno dei, guardate che se uno sa di non sapere, noi adesso parliamo, abbiamo detto che il vero tesoro dell'Inter è Marotta. Sono d'accordo. Il telefono di Marotta l'ha fatto scusare fino al 2027, secondo me l'Inter può dormire sonni tranquilli con un dirigente. Finché c'è Marotta, c'è speranza. Il telefono di Marotta l'ha fatto scusare Zhang. Tra Zhang e Moratti c'è una differenza. Tra Zhang e Moratti, però, io ho criticato spesso e moltissimo e continuo a criticarlo ancora Moratti, che si fregia come te di quello scudetto di cartone. Ma tra Zhang e Moratti c'è una sostanziale differenza. Moratti ripianava coi suoi soldi, Zhang se li fa prestare da chi trova. Guarda che Zhang ha messo quasi un miliardo già nell'Inter, ma all'inizio, all'inizio, alla fine, adesso quelli che sta mettendo tramite Odri non è che è una sera di festa, per cui non voglio rovinarla minimamente, però voglio ricordare che la situazione economica dell'Inter è pesante da gestire. Oh, pesantissima, guarda, sta andando verso il pareggio di bilancio. Allora Marotta, che elogiate, ha detto l'altro ieri, ha detto la situazione economica rosea, non ero io che lo dicevo. Mi fai dire una cosa, Michele? No, non la posso dire. Non te la faccio di. Scusa, no, tu hai detto che Marotta lo stimi. Perdonami. Marotta lo stimi. Marotta ha detto, ma per me è più bravo di tutti, Marotta. E sai che ha detto? Situazione economica dell'Inter rosea. Ti chiedo scusa, secondo me non è rosa. Io sto parlando non della scusa, io sto parlando della presidenza e dei problemi economici che ha la presidenza. Ho capito, ma le che vada perde l'Inter la presidenza. Ti chiedo scusa, ribadisco, si fa dare 400 milioni Cardinale adesso. Quanto deve ridare l'anno prossimo? Mi fai fare un Cardinale quanto deve ridare l'anno prossimo? 30 secondi di trasmissione, quindi vi conviene trovare compiuta. Una quadra. 400 milioni di prestito. Cardinale 700 l'anno prossimo. Cardinale deve dare 700. Perché vedi la pagliuzza negli occhi degli altri quando avete la trave? Non si può parlare. Non si può parlare perché siamo arrivati di coda nella serata dell'Inter d'Italia. Ciao Marcello Chirico, buonanotte. Eccola. Buonanotte. Vieni a festeggiare con noi. Vieni con noi. Michele, ciao. Vieni a festeggiare con noi. Chi ha perso questa sera? Michele e Gianni Solaroli. Gli abbiamo fatti buonanotte. C'è chi dormirà poco e chi dormirà tanto. Forza Milan. Da questa sempre parte i neocampioni d'Italia. Buonanotte, Spiero, buonanotte. Ciao Marcello, grazie. Forza Inter, grazie Marcello. Ragazzi che